Ragazzi, dovrei essere live e ho letto quello. Ho letto quello che avete scritto, ma non ho la faccia. Raga, ma che. Oh, io non so cosa dire. Aspettate, vado nelle opzioni. Va a zappare, PD. Telecamera non disponibile. Ma perché per PlayStation 4? Ma eppure anche Nier è PlayStation 4. Cosa vuol dire? Raga, sentite, famolo senza faccia. Io non voglio pensare che la settimana prossima ancora sto gioco. Ragazzi, oggi va così. Oggi lasciamo che sia lasciamo che sia l'arte a parlare. Lasciamo che parli il gioco. E lasciamo che. Non posso mettere un'immagine, non sono su PC, non parlo a tutte quelle bazze. Lasciamo che sia il gioco a parlare. Innanzitutto non potrò concedermi grandi momenti di silenzio. Allora, io non mi ricordo assolutamente una fava, mi ricordo che proprio abbiamo detto alla bambina che non siamo una famiglia, così da essere sicuri che sia il boss finale. Siamo nella safe. C'è il portagioie? Non c'è il portagioie? Non mi ricordo niente. Come si gioca? Oh mio Dio, adesso spammo una cura. Ah, ok, abbiamo campioni biologici di Evelyn, una moneta, uno psicostimolante, munizioni pistola. Sono molto contento, non abbiamo letteralmente niente. Beh, allora non può succederci niente, no? Forse la cama arriva dopo un po', esatto, magari arriva dopo un po'. Vado avanti, ciao. Oh, armadietto, senza texture, ma non importa. Bazzina. Ok, buono. Non devo stare zitto, non devo stare zitto, devo parlare, sto camminando, mi sto muovendo. No, così ragazzi non arrivo alla fine. Allora, eccoci qua. Il contenuto è stato portato via. Necrot aggrs le membro di quel soggetto bas modern music duty zappare per iniezioni di soggetto della serie E. La tosse richiede stimolazione nel perineo dell'uso. L'opzione di stimolazione è iniettare in camera il cellulare applicazioni un soggetto nel contere della necrostina. Cioè, avete capito tutti? Necrocristina, comunque, credo che sia il finale. E il upload su YouTube sarà senza la faccia. Sarà così. Se non è che se non c'è la mia faccia non posso caricare il video. Ragazzi, comunque ho letto un sacco di cose che avete scritto prima, facendo finta di non esserci, e ho molto riso, sappiatelo. Vabbè, io proseguo. Tra l'altro pure il volume basso, quindi non mi sto neanche cagando addosso, sappiatelo. Si sente un cazzo, ma io avevo alzato il volume. Oh, sti cazzi. Ah, non ho chiavistè, ma come faccio? Sono senza chiavistè e munizioni mitragliatrice, quindi avremo di nuovo quella divertentissima e amabile mitragliatrice. Ma ci può stare che lei non la sappia usare, è solo una soldatessa iperaddestrata. Vediamo qua. Polvere da sparo, bene, tutto ci dice. Questo è il PC di cui ho bisogno, ma allora. Tutto ci dice che stiamo per sparare. Sembra rotto. Quindi è passata di qua, tipo, lei è incazzatissima, tipo. Un'erbetta, però, l'erbetta voi mi insegnate che io vado a fare questo, così da poterlo sprecare in grande stile quando sarà il momento. Foglio nel cassetto della polvere da sparo. Eh no, è solo il chiudere il caso di fogli, questi fogli per qualche ragione non ci interessano. E quindi, ma in realtà siamo. Cioè, è un backtracking? Non sto capendo una fava. Comunque sì, credo. Cioè, qua siamo già stati. Aspettate una cosa, scusatemi. Beh, abbiamo lasciato indietro un passaggio. Com'è che di mappa non si capisce lì? Ah, peso. Ah, ok. Ah, è l'ascensore, vabbè. Però di mappa. Ok, ora l'ha mappizzato, ma non ci si fa comunque niente. E bene. Stiamo ripercorrendo le zone viste in videocassetta. Bella lì. Mi dispiace, ragazzi, purtroppo è game over. Io non dovrei avere il coso rosa per aprire sti cosi, il liquido rosa. Non è questa la direzione. Non è questa la direzione. Non è forse questo è il finale del gioco, ragazzi. Forse. Mi piace questa diretta radiofonica.
Ma in realtà è molto meno divertente per me. Non so perché, ma è un po' ogni... Non ci facciamo neanche le nostre gags. Vabbè, sentite, abbiamo un dovere morale. Io ho un dovere morale. Non è un dovere morale, ma ormai che cazzo, ho fatto il fioretto. Finiamo sto cazzo di gioco. Allora, qui non si fa un Ughez. Qui si va di là, qui c'è un Ughez e qui una fava. Bene, proseguiamo. A ritroso. O troviamo il liquido rosa, oppure è di qua che dobbiamo andare. Sì, no, ci sono altri piani, sicuro, guardate qua. Ma sono tutti piani che noi abbiamo già visitato in passato, quindi in realtà... Why not? Sì, scendiamo, scendiamo. Si ritorna alla casa base, però sappiamo che... Scusate, non vorrei essere negativo. A parte che noi possiamo andare al quarto piano. No, perché la casa base, nel senso i piani di sotto, sono pieni di mostri, ma noi non abbiamo neanche una pistola. O erano pieni di mostri solo nel mondo dei sogni. Beh, questo è un grosso PD. Sorbole. Non dite misteriosi problemi tecnici, che dopo sembra che me lo sono inventato, che lo faccio per sfuggire al mostrare le mie paure. Anzi, aspettate un secondo, magari a gioco inoltrato si riesce. Aspettate. Sì, però PD. Non lo sentite sto suono? Dai, ma che cazzo, aspettate un attimo. Ma è possibile che ci sia nelle opzioni accendi telecamera? Però non c'è lo stesso. Però non c'è lo stesso. Ho messo accendi telecamera, che tra l'altro che cazzo ci fa l'opzione accendi telecamera in un angolino, non lo so. Ma Christian De Sica, ma non succede niente. Spegni telecamera. E comunque continua ad avere grigio, non cliccabile, telecamera non disponibile. Ma accidenti! Visualizza attività. Beccatevi la chat a schermo. È troppo brutta. Ah, così vi leggo, tra l'altro, senza neanche dover guardare lì. È orribile. No, la webcam funziona perché nei menu... Sì, adesso la levo. Nei menu della Play, quelli di regolazione, la webcam funziona da Dio. Non, semplicemente non... Aspettate, levo la chat, che è veramente orrenda. Ma è assurda sta gag, maledizione. Adesso faccio spegni telecamera, torno qui, torno nelle opzioni e gli dico acc... Ma è mai possibile? Adesso gli dico accendi telecamera. È bello che mi appare il quadrato per posizionarla nei soliti 8 posti, ma è vuota, non c'è niente dentro, infatti faccio clic e nulla appare. Ma abbiamo già resettato la live del tutto. È ovviamente stata la prima soluzione, ma non è servito un cazzo. Sentite, io che cacchio mi appropinquo a fare qua che non ho niente? Non mi ricordo, non so neanche. È chiuso dall'altro lato. Non so neanche cosa devo fare, sinceramente. Sì, sembra che sia il gioco che non la supporta, qualunque cosa voglia dire, nel senso che cazzo di senso ha? È comunque un gioco. No, no, la telecamera funziona benissimo. Se io vado su PlayStation, io mi vedo, cioè la posso regolare con tutti quegli effettini del cazzo. La PlayStation 5 camera funziona. Sono sicuro che se mi metto a streamare Nier funziona. Boh, sentite, forse per i giochi di paura c'è una censura. Che cazzo ne so? Non lo so, è assurdo. È che se guardate, è cresciuta l'erba. Io adesso inizio anche a cagarmi, però. Allora, ma io cosa devo... Non mi ricordo neanche di missione che cazzo devo fare. Cioè, dobbiamo trovare sta cazzo di bambina, ma siamo disarmati. Ah, il gioco meno pacciato della vita. Ma gli altri funzionano, dai. Fino a ieri streamavamo Nier, funziona di sicuro. La camera nei menu funziona, quindi... Cioè, ragazzi, è Resident Evil. Io non posso farci niente. Raga, fatto 30, facciamo 31. Qua in realtà c'è una porta che io non ho mai aperto. Sì, per... Ma cos'è sto rumore? Sì, ma io mi cago molto di più a giocare da solo. Cioè, mi sembra di giocare da solo, capite cosa voglio dire?
Ma io non ho neanche il pugnale per aprire questa cassa. Ma che vita è? No, ma ragazzi, io non ho neanche il pugnale. Ma dove Christian De Sica voglio andare? Ma raga, io non posso dare una testata. È vero. Posso dare una testata? Sì, raga, la telecamera funziona. C'è una pagina di opzioni dove tu regoli la telecamera, eccetera. E funziona. Non ci sono i calci, non ci sono le culatte, non prendetemi in giro. Appesi, tra l'altro, non ho il volto per farvi capire quando scherzo. Raga, io non posso aprire questa cassa. Cioè, la cassa rimane qui, oggetto desiderabilissimo, da me non apribile. Io che cazzo mi invento adesso? Andrò, vedo lì in basso a sinistra, come potete vedere anche voi dalla mappa, c'è un'altra porta in realtà mai aperta. Mi ispira che a questo giro io debba andare nei posti mai aperti, ma io. Io piglio il fusibile, ma è una buona idea, ma cosa Cristo sto facendo? Ma io ho preso il fusibile. Faccia preoccupata. Faccia preoccupata. Faccia preoccupata. Ma cosa Cristo c'è qui? È una persona che non se l'è cavata tanto bene. Oh, addirittura! Tripudio di salvotti potenziali! Faccia un po' più rilassata. Accenno di sorriso. E ammicco alle belle ragazze all'ascolto. Scusate. A questo punto. A questo punto. Cosa devo aspettare, Lorenzo? Cosa devo aspettare? Fammi vedere il menu. Ma non sono i suoi proiettili, purtroppo. Ah, però possiamo fare un'altra di queste. Vamola! Però quella cassa mi scoccia comunque perdere. Mi scoccia comunque perdere. Un proiettile. Purtroppo la cam non c'è per problemi tecnici della PlayStation Camera, perché sto streamando da PlayStation e per ragioni che ignoro su Resident Evil 7 non si attiva, nonostante abbia smanettato tutte le opzioni esistenti. Quindi si può sparare. Quindi è una diretta un po' radiofonica. E non posso usarla come arma contundente, pizza headshot. Ragazzi, io credo a ogni cosa che dite. Se mi scrivete in chat che Dio esiste, io ci credo, ve lo ricordo, no? Perché è bene chiarire a che livello mi trovo quando gioco questo gioco. Allora, cosa devo fare? Il PC non ce la fa più, non ce l'avrebbe mai dovuta fare perché sono sempre stato sotto i requisiti minimi. Ma un bel giorno se ne è accorto anche lui e non riesco più a streamare. Che poi in realtà c'era Nier, magari ogni gioco è diverso, boh, magari potevo. Oh, raga, spreco un proiettile. Polvere da sparo. Beh, che col senno di poi sono un pollo perché non posso fare i proiettili. Buono. Bene, bene, sono molto contento. Ma va, zappare, vabbè. Non sta andando bene lo streaming? Fai i quadratini, fai i quadratini. Raga, io mi sto anche cagando tantissimo addosso. Ma poi, tra l'altro, io avevo un salvotto e non ho salvato. Tipo. Vaffanculo! No, non ti vedo. Ma dai, ma Dio! Dez! Ma io non vedo niente. Ma Dez, io non vedo niente. No, riprova, potrebbe. Ma io come cacchio lo butto giù, sto tizio? Grande Virgil. Come cacchio al botto giusto, tizio, col pistolotto? È impossibile. Cioè, nel senso, sarà possibile, ma io non so come fare. Oh, ho appena sentito un grande richiamo verso il Partito Democratico. Non mi ricordo più. Mi ha raccolto delle cose che voglio riraccogliere. Devo rifare, mea culpa. Vedete a non fare i salvotti? Oh, per una volta.
Ah. Ok, abbiamo capito cosa è importante. Ora ho dei dubbi. L'andare avanti in realtà è lì. È quello lì l'andare avanti. Questo non possiamo. L'andare avanti è quello. Ma at this point io mi domando. Che fare? È sempre la grande domanda della vita, ma. Non so che cazzo fare. La pistola c'è, esatto. Il punto è che la pistola ci piace, ma se per la pistola io devo affrontare gente che tanto non butterò giù mai nella vita, e dalla quale devo solo scappare sprecando cure, mi sembra che il gioco in questo momento mi metta di fronte a un bivio. Cioè, proseguire qui, oppure andare a ravanare sotto, ma ravanare sotto vuol dire prendere un sacco di botte. Quindi sapete cosa facciamo? Andiamo qui, facciamo un save, che non si sa mai. La vedete voi la procedura di salvataggio? La considera privacy e fa diventare tutto blu? Si è fermato lo schermo, non la state vedendo! Non l'avete vista! Ma ragazzi, ma io non lo so, ma zio, ma non avete visto il salvataggio? Ma è assurdo, veramente. Ma come cazzo l'hanno fatto lo streaming da. Sì, per voi in realtà è meglio, la vostra immedesimazione se ne è giovata. Ma che cacchio! Cioè, lo streaming da PlayStation è una figata che lo mettano, ma un po' di cura in più, qualche bazzina in più. Adesso io sicuramente skippo roba, PD. Mi sto veramente cagando, tra l'altro, addosso. Perché sento che, non lo so. Grazie, Gabrituz. Ma c'è stata la notifica a schermo di Gabrituz? Ma sta funzionando qualcosa in sta live, PD? Sì, c'è stata, oh, meno male, meno male, meno male. Sì, anni luce rispetto a PS4. Dai, per PS6 ci stiamo dentro con OBS, a livello OBS. No, forse lì dobbiamo aspettare PS7. Allora, vediamo di fare la bazzina. Porca miseria. Che bad feeling. Ma ho sentito un rumore, ma è la porta che si chiude, ma che cazzo? Ma PD. Sembrava un lamento, zio. Ho rifatto probabilmente la cazzata di prima, tanto per esserne sicuro. A questo punto, se 2 più 2 fa 4. Cos'è che triggera il mostro? Il prendere la pistola. Perché il mostro qui non c'è. Se io vado a prendere la pistola, il mostro appare. Però se io vado a prendere la pistola. Aspettate, non facciamo questa. Stavo per fare una grande cazzata. Rimettiamola questa cosina qui. Io vado a prendere la pistola e me ne vado. Io, cazzo me ne, vado lì, piglio la pistola e me ne vado. È meglio il mitra, Krimr, sono d'accordo con te. Guarda la quantità di mitra a mia disposizione. E beh, abbiamo un save. Vediamola così. Anche qui abbiamo un save, però a sto punto io questo save. Merda, questo è il triggerone pesissimo. Io a sto punto questo save non lo faccio. Perché se vedo che è una pessima idea prendere la pistola, col cazzo che la prendo. Me ne vado via, non mi interessa più niente di quest'area. Me ne vado. Corri, Cristina, o come cacchio si chiama? Evelyn, no, Evelyn è la tizia. Giustin, come si chiama la persona che stiamo usando? Non me lo ricordo più. Luisa. Rebecca. Non me lo ricordo. Ashley. Non si chiamano tutte Ashley? No, Mia. Ah, Mia, sì, è mia. Sì. Save. Yes.
E abbiamo guadagnato una bella pistola. Gianculo, probabilmente era Gianculo, infatti. E abbiamo guadagnato una bella pistola per il prosieguo. Per il prosieguo del gioco. Che a questo punto do per scontato essere qua. Ah, ma questi fanno delle ba. Ma che cazzo, però. Una moneta, no? Cioè, che sfiga, è così. Mi viene da pensare, quando è che hai la roba qui? Probabilmente bisognava esplorare molto di più. Cioè, probabilmente mi sarei dovuto andare. Cioè, avrei dovuto continuarla quell'esplorazione. Non so neanche che cosa pensare a questo punto. Boh. Cioè, quindi avrei trovato cose, fatto base. Non ho un bel feeling, ragazzi. Faccia molto preoccupata. Immaginate faccia preoccupata. Cioè, abbiamo già visto che hanno voglia di spammare gli stessi mostri all'infinito. E noi siamo disarmati come pochi. Brutta gag essere qua. Ma dove è Chris? Cerca Ethan, entra nell'ascensore da sopra. Ah, cioè io ce l'ho scritti a schermo cosa devo fare. Entra nell'ascensore da sopra, lei è impossibile. Apri la porta con l'agente corrosivo. Ah, regà, ma io che cazzo mi invento? Ma raga, ma io dove sono? Ma no, relitto della nave, ma cosa cacchio faccio? Ma sono fucked. Ma sono palesemente fucked. Tra l'altro ho il volume in cuffia basso, non lo posso regolare. Non sento niente, sto giocando quasi con il gioco muto. Ma è assurdo, il che tra l'altro mi fa proprio capire che non si amano questo gioco e la PS5. Perché io in realtà avevo messo il volume più alto di ieri e ieri avevo le musiche. Ma vabbè, lasciamo perdere. Cosa sto facendo? Cambia schermata. Cosa vuoi che ti dica? Questo è il save point. Questo è l'ascensore. Questo è un posto pieno di roba brutta. Ethan, Ethan. merda, Ethan, non ti è andata tanto bene. I hope I make it in time. Zoom. Qua Okay. Bottom level. sembra Raoul Bova in Alien contro Predator. Chi si ricorda quel film non potrà mai dimenticarlo. Vai a zappare, sai chi non te lo dice. Ci ha fatto pure delle ferite. Fucking hallucinations. Allucinazioni. Where is she? Comunque, convenientemente con la possibilità di respirare. Faccia da sgommata, ma non è Gran Turismo. Scusate la finezza, ma me l'avete servita. Allora, raga, io non lo so. Boh, ma dai, ma io mi cago. Ma poi. Ma che è? Questo si animerà o è una vittima? No, bomba a distanza, no. Ma sono brutte da usare ste bombe di merda, no, no. E tu? Maronna, peso. No, raga, non sono sereno. Oh, raga, non sono sereno. Non c'è serenità in me in questo momento. Vecchio, ma basti. Ma il gusto dei cassetti vuoti, questo da Druckmann l'hanno preso. Ma magari sono loro che se lo sono inventato. Chi è l'inventore del cassetto vuoto? Allora, chiaramente dovevo andare di là, però voi ve ne state tranquilli che io adesso apro anche. Ma Dio! Ma allora, ma dai. Ricarica la pistola, bella lì. Perché l'avevo fatto nel save precedente, sono un pollo. La mappa. Ah, sti cazzi. Ah, no, ok. Abbiamo una doppia strada potenziale. Io sinceramente mi cago, ma vi dico che sinceramente vado prima di qua. Non so, a naso mi sa che quello là è l'andare avanti. Queste sono scommesse estremamente importanti, eh? Queste
Com'è la qualità dello streaming? Beh, dai, abbiamo visto di peggio. Se c'è un mostro, non è giusto. Catraio, tanto è un cerchio. No, non puoi mettermi dei nemici. Ho una pistola con 9x10 proiettili. Dai, vecchio, non puoi mettermi dei nemici. No, allora non mi fido. Scusate, ma per me questa cosa mi dà l'idea di essere decisiva. Preferisco andare di là. Preferisco andare di là. Mi cagherò, ma con più raziocinio. Ah, no, beh, raziocinio poi... Vabbè, sentite, andiamo... Capitano cabina. Questa è la Capitan cabina. Ok, non ci sono nemici. Mappa nave. Chiave a croce. Questa per l'ascensore. Oh, ma allora io devo andare veramente a zappare la terra. Ma io non ci posso credere. Ma no! Ma io non ce l'ho il grimaldello. Ma qui c'era l'infinito e oltre. No, raga. Ma c'è l'infinito e oltre veramente qui dentro? Ma io come cosa mi invento adesso? Beh, ho mappizzato, ok. Ah, sti cazzi, tra la... no, ma è lunghissimo ancora il gioco, raga, non lo finiamo oggi? No, no, no. No, mi viene voglia di piangere in turcomanno. No, raga, non lo finiamo oggi. Non lo finiamo oggi. No, no, raga, vabbè, pazienza, dai. Fioretto. È molto gratuita l'esplorazione che mi manca, quindi. Cioè, del tipo che potrei non farla e proseguire. Ma cosa mi dai le erbe? Che comunque non ci sputo sopra, certo. Ciò nonostante... Le live mentre dormono. Oh, guardate qua. Fatto benissimo venire fin qua. Ah, qua è dove prima non si poteva, quindi in realtà il gioco è più lineare di quel che sembra. È il nulla 617. L'ho aumentato. L'ho aumentato. E quindi, sti cazzi. Cioè, andiamo alla cabina del capitano. No, non andiamo alla cabina del capitano. Ma... Tra l'altro mi scoccia che non mi ha mappizzato il fatto che là serve un grimaldello nella cabina del capitano. O una chiave. O una chiave, ma non mi ha mappizzato niente. Quindi non è un grimaldello. I grimaldelli me li mappizza. Una chiave che io non ho. Ma vi chiedo scusa, ma... Ma io che Cristo mi invento? Scusatemi una cosa. Ma io cosa mi invento? Raga, cioè palesemente mi serve o una chiave o qualcosa? Ah, no, 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 è vero, con questo coso sfondo. Non c'è. Non c'è. Devo fare salto. Potrei anche schiattare. Urca. No, non mi fare sta gag, però, madonna, ho temuto che lo facesse. Anzi. Ti dico di più. Ci metto un salvotto. Abbiate pazienza, raga, ma il salvottino ci vuole. Voi ora vedrete schermata frisata. Ragazzi, comunque la PlayStation ha dei problemi, eh. Nel senso, cazzo, te ne frega, che privacy è? Cioè, ma poi fammelo togliere. (Ride)
Siamo alla fine del lockdown, il mondo intero è sconvolto dallo shortage di PS5. Sulla faccia della terra la cam durante Resident Evil 7 era scomparsa e il gameplay aveva l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, lo streaming su Twitch era sopravvissuto. Bellissima rilevanza, veramente bella. Non è che qui. No. Eh beh, certo, è la sigla di Ken, è chiaro. E ora però mi aspetto grandi cose. One shot quell'oggetto. Confesso di aver fatto un po' di faccine scettiche, ma la vediamo un attimo. Vai al livello più basso e salva Ethan. Apri la porta con l'agente corrosivo. Ma quale porta? E quindi dopo, ottieni la mitragliatrice e trova la chiave dell'armadietto del capitano. Ok, la mitragliatrice quindi è parte integrante della vita. Ah, queste scale si poteva anche provare a farle. Ehi. Il cavo si è fuso del tutto. Ne avevamo uno di riserva, ma è stato usato per delle riparazioni. Provo a chiedere al dottor Wada. Ci sono dei nemici. No, ma voi state scherzando. Ma voi state scherzando. Ma voi state scherzando. No, io spero che il fusibile non sia quello che potevo prendere là. Grazie Italo, intanto, grazie del supporto. Io spero che il fusibile non sia quello che dovevo, che avrei potuto già prendere, vi ricordate? Ma che mi avrebbe impedito la strada facile per arrivare qui. Scendi? È esattamente così. È esattamente così. Ma poi come risalgo? Io sto scendendo, ma poi come risalgo? Dove sono gli stronzi? Ma non potrò mai risalire! E lì c'è un mostro! Ma raga, ma è impossibile! No! Ma che due maroni! No, faccia di grandissima rottura di coglio. No, è una cazzo di gag. È una cazzo di gag. No, è una cazzo di gag, ragazzi. Ma è una totale gag! Ragazzi, è una totale gag. Ma come diavolo è stato possibile? Salvo istantaneamente. Ma come diavolo è stato possibile? Ok, questo incredibile progresso è stato salvato. Sono incredulo, davvero. Sento rumori di mostri, ma a sto punto che cazzo me ne frega. E quindi mi manca cavo che ha quell'aspetto lì. E quindi ora, cabina ospiti, alloggi, se siamo capiti, porca trota, ok, va bene. No, no, niente mostri. Basta mostri. Non posso più. Coltello da sopravvivenza.
Sono molto teso. Cabina ospiti. Vado verso cabina ospiti. Porca miseria! Faccia tesa e un po' stremata. Faccia del mi sono veramente rotto il cazzo. Ma cos'è diventato? Divisione operazioni speciali, direttore Randorio. Custode mia Winter, sai che siamo noi. Noi rispetto a Evelyn. Stando alle informazioni precedenti, sembrerebbe che Evelyn sia ad alto rischio di cattura da parte di organizzazioni rivali se restasse ancora nella sua posizione attuale. Di conseguenza, i vostri ordini sono di trasferire il soggetto nella nostra filiale in America Centrale e di tenerlo al sicuro fino a ulteriore comunicazione. Durante il trasferimento è di assoluta importanza osservare i seguenti protocolli. Assumere il ruolo di genitori, monitorare i parametri. L'abbiamo già detto, siamo già stati qui. Siamo già stati qui. Dove è morto il nostro amico? Questo è un grimaldello. No, è un agente corrosivo. Beh, caccia via. Oh, addirittura un save, addirittura la gestione di inventario. Wow. Beh, mi dispiace, ma io la moneta la metto in gestione inventario. Anche questo. E questo avrà ruolo a un certo punto e boh. Ma in realtà queste cose me le tengo, che te devo dire, me le tengo, serviranno. Vabbè, due cosine le abbiamo alleggerite. Ottimo il save. Urge salvotto, sì. Perché comunque io quell'amico lì, se non ho una mitragliatrice, non lo abbatto. Non lo abbatto. Ora un po' di fissaggio tavolino. Fissaggio nel senso che lo fisso, non che lo so. Evelyn è di sopra. Te ne stai per piacere, Serena? Ah, è la scritta sul muro, sorry. Quindi lì c'è un nemico. Io me ne batto il cazzo e vado agli alloggi. Ma funzionerà? Aspettate. Questo è il colpo nel caso. Qui in questi casi comunicherei con il volto. Ma vai a zappare, non è possibile! Mi rifiuto. 10, 9, 8. Usa! No! No! Ho sbagliato! Misclick! Faccia da misclick decisivo in momento decisivo. Immaginate che faccia. Dai! L'ho fatto perché ne ho visti degli altri. Chiave armadietto del capitano. Oh, io sto guardando sotto e vi apro il cassetto sopra. Faccia del PD, ve lo dico. Ve lo dico, faccia molto da PD. È ovvio che gli alloggi sarebbero da visitare. Ora, io so che. Che cazzo di. Ah, vabbè, devo solo arrivare. In realtà, io devo solo arrivare all'ascensore. Adesso. Esatto. E con l'ascensore da sopra io posso arrivare alla sala del capitano. Però avete visto, quel mostro si è creato dal nulla. Il che è perché la bambina sa dove sei e ti vuole perseguitare, se siamo capiti. Qui abbiamo una safe dove mi permetto di andare a fare un save. Perché i salvotti non sono mai abbastanza. Come forse avrete notato, ora avrete un bel freeze. E dopodiché andiamo alla sala del capitano perché nella sala del capitano stava la mitragliatrice. La mitragliatrice è importante, è importante. Cioè è condizione necessaria più che importante. Da quello che ho capito è proprio
condizione necessaria per la riuscita della mission. Ed è su di qua. Ora, se questo gioco è simpatico, non avremo nuovi nemici, dove prima non ce n'erano. Ovviamente ce ne saranno, perché dobbiamo fare la gag. Non capisco dove mi trovo. Ho capito dove mi trovo. Ma è così senza ritorno sta gag? Sì. Come mappizzata in modo strano. Vabbè. No nemici. Ok. La cabina del Capitano Rai lo sappiamo. E poi ascensore. Ma vai a zappare! Ma è incredibile! Questa cosa è inaccettabile! Non è possibile! Ora è diventato veloce! Ma dai, questa cosa è inaccettabile! Non è vero, accettala. Con calma, tizia. E poi bomba a distanza è ben meglio. Comunque sia, rotta per l'ascensore. Ok, devo andare all'ascensore. 10, 9, 8. Non rompetemi le balle. Non frapponetevi. Oio. Aia. No, aia. Ripigliati. È mia. Siamo in zona safe. Sì. Non fate quelle facce, vado a salvare. Ok. Freeze. Save. Se ce n'è ancora un po' prima che il freeze se ne vada. Io vedo voi. Ok. Un po' mi dispiace aver usato quelle munizioni. Non riesco a capire se sia stata una cosa giusta o no. Comunque, vedete, vai al livello più basso e salva Ethan. Ripara l'ascensore, trova il cavo elettrico, apri la porta con l'agente corrosivo. Io ho appena usato un agente corrosivo. E quindi, Dio, quale cazzo di porta? È dopo. Quale porta con l'agente corrosivo? Maledizione. Sala di controllo. No. No. Vabbè. Raga, ci saranno altri agenti corrosivi. Ora, ci saranno altri agenti corrosivi, perché tra gli alloggi, eccetera, troverò altre... palesemente troverò altri agenti corrosivi. Cioè, non è possibile diversamente, se no è che, dai. Non esageriamo. Quindi è di qua che devo andare. Aia, basta botte. Allora... qui siamo, tra qui e qui. Area ricreativa, mamma mia, quanto mi piacerebbe avere un bel po' di agenti corrosivi. Perché potrei andare anche nell'area ricreativa, grazie Treasert. Grazie mille dei 24 per la stellina rossa. E a questo punto io vado... merda ragazzi, però che pathos, scusate, quanti ne ho di questi 4? Questi io li mollo con il pulsante dello sparo. E poi li faccio detonare con... però sono per le folle. Coscienza delle folle, vi ricordate? Basta rumori di mostri. Allora, mappa. Mi interessano gli alloggi. E nell'area ricreativa ci potrei arrivare da sopra, da là, eh? Ah, siamo seri. Non lo so. Non lo so. Cos'è essere seri? Beh, sicuramente non fare sta cazzata di infilarci qui dove siamo appena stati. Non so cosa sia più serio. Sento un po' di musica, ho sentito del suono. Ma vai a fare in culo! Sapete cosa? Questa mitragliatrice ha un grande pregio.
è estremamente stabile. Questa è una grande arma, ragazzi. Questa è una grande arma ed è un peccato avere così pochi proiettili. Questo mi fa pensare che noi di proiettili. Quest'arma è enorme, ragazzi. A 16 anni dall'incubo di Raccoon City, i sopravvissuti stanno ancora soffrendo. Cheat, 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 vabbè. Ragazzi, jumpscare molto, molto cheap. Vi deve piacere il genere, è un B-movie, è voluto e quindi è bello. Allora. Bene, 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 bene. È palese che dobbiamo andare a destra. Sono molto preoccupato perché quest'arma è eccezionale. Eccezionale. Quindi vado qui, vado in combina. Munizioni pistola, munizioni potenziate pistola. Me ne vado a zappare velocissimamente la terra perché non è il caso di fare cazzate. Allora, quasi quasi, visto che non mi frega niente di nessuna di queste cose, faccio una cura. E sapete perché faccio una cura? Perché decido di curarmi. Lo faccio. Lo faccio. Però non posso. È veramente eccezionale questa mitragliatrice. È l'arma che avresti voluto, ovviamente, dal primo secondo, fortissima. La tengo equipata. No, perché poi bestemmia. Vorrei salvare adesso. Mi sembra un po' eccessivo però chiedere un altro save. Voi cosa ne dite? Basta rumori! Basta rumori, aiuto! No, mi aspettavo qualcosa di completamente diverso! Io mi aspettavo di scendere, non di salire! Mamma mia! Quindi saremo nell'area chiamata condotto. Un'area chiamata condotto. E noi l'area ricreativa dove ce la infiliamo? Si va nell'area chiamata condotto, ragazzi. Ok, il microonde telefonico. Hai una. Vabbè, dai. Ma che c'è, una boss? Oh no. Oh no. Una boss fight con questo genere di armi? Signore e signori. Io non sto facendo niente di completistico, ma non riesco a resistere. A parte che questa comunque è una sala chiusa, quindi non ha un prosieguo. Quindi sì, è tutto. Basta fare sti saltini suicidi, per piacere. Ma io sento dei rumori, ma tra l'altro ho il volume basso. Allora, che cosa volevo dire? Sala da pranzo, lì c'è tutto un mondo. È vero. Ma area ricreativa? Ah, ma area ricreativa non è con il grimaldello. Io in realtà non ho niente in sospeso con il grimaldello, non fosse che cabina ospiti. Dove mi trovo io, tra l'altro? Ah no, quella lì è la cassa. Eppure c'era una cosa col grimaldello e dovevo ra raggiungere l'ascensore. È dove abbiamo iniziato a giocare. Peccato che non venga mappizzato. Beh, è possibile. Possibile che mi mappizzi solo quei cosi lì? Non mi mappizza più i grimaldelli? Vabbè. Eh sì, c'era quella cassetta là importante, spero. Chissà ora cosa riesco a fare. Chissà se riesco a fare un bel salvotto. Che mi piacerebbe tanto. Ma lì c'è una cassa. Sapete cosa vi dico? Che salvo. Faccio meno lo spanizzo e salvo. Freeze. Freeze con save. Questo è molto radiofonico. Questa è la sezione più radiofonica di tutte, ragazzi. Allora. Beh, innanzitutto vediamo se ci possiamo liberare di cose che effettivamente non utilizziamo. Ma tutte ste polveri da sparo, senti, prima o poi qualcosa forse ci farò. Munizioni potenziate, pistola. Vabbè, diciamo che tanto ora questo lo vado ad utilizzare, quindi non sono messo così male ad inventario, quindi non ho bisogno di scaricare ulteriori oggetti. Ehi, ma tipo? Ma munizioni pistola a go-go, tipo?
Quelle erano lì dal 3000 a.C., perché questa stanza l'abbiamo già conosciuta. No, vabbè, non vi regalo un altro freeze. Allora, ascensore. Ascensore per andare là, dove abbiamo detto. E per andare là dove abbiamo detto dobbiamo andare qua, perché abbiamo fatto scendere questa apposita scaletta. Esatta. Mi aspetto di vedere. Esatto. Però non vorrei nuovi nemici. Non vorrei nuovi nemici, Resident. Era in sala di controllo, credo. Là si apre. Vado solo a controllare, ma proprio per... No, vai a fanculo, incredibile. Incredibile, ragazzi. Non lo accetto. Non lo accetto. Dio, è lento come la merda. Moneta, vai. Cioè, no, no, è buona, è moneta. Devo amarla. No, vaffanculo. Ora arriva un colpo. Vaffanculo. Ma tu dimmi, ma è inaccettabile. Me ne vado. Ciao. E torno qui. Dove eravamo prima? Continuo a sentire rumori di mostri. Non sono interessato, ci scusate, altro freeze, vi beccate un altro salvotto radiofonico, abbiate pazienza. È necessario. È necessario perché è necessario. Ok. Abbiamo preso, eh? Siamo stati bravi, eh? Allora. Quindi noi adesso di tornare là davvero non ci interessa più nulla. Quello che ci rimane davvero. Abbiamo area ricreativa al piano di sotto, ma non abbiamo il solvente rosa. Che ci servirebbe anche al piano. Che sarebbe in realtà da dove siamo appena scappati. In realtà avrebbe anche un senso, ma continuiamo a non averlo. Quindi quello che dobbiamo fare è andare in sala da pranzo. Ora noi andiamo in sala da pranzo, poi sala pausa, lounge e compagnia cantante. Sala da pranzo. Sala da pranzo. Un po' di Shintaro, ma non troppo, dai. Beh, il gioco è chiaro nel dirci usa le bombe a distanza. Che sono forti, quindi non è che possiamo lamentarci. Faccia da, ti prego, fammi capire che stai finendo. Un posto che già conosciamo, come possiamo ben subito capire. Qui c'era, ce lo ricordiamo, il suo vomito. Mi viene quasi da chiederci che ci stiamo a fare qui di nuovo. Direi niente. Munizioni mitragliatrice? Benissimo, tipo. Questa è la notizia più bella che potevamo ottenere. Ah, 64-38, ottimo e abbondante. Diamo una bella occhiata in giro perché non è il caso di essere disattenti. Bene. Bene. Sala pausa e lounge, per forza di design, ci deve essere il solvente rosa. Per forza, non è possibile che non ci sia. Perché uno è opzionale, chiaramente, ma uno invece è necessario. Come ci dice anche quello schermo, ripara l'ascensore, trova il cavo elettrico. Tra l'altro dobbiamo anche trovare il cavo elettrico nell'infermeria. Il cavo A ci dice che il cavo elettrico è nell'infermeria, quindi il cavo elettrico... dovremmo veramente tornare alla sala di controllo. Il tizio da cui siamo scappati lo dovremmo ammazzare. Vabbè. È bella la mitragliatrice, ma è la classica arma che finirò il gioco pieno di proiettili. Lo sapete che finisce male qua adesso, vero? Là c'è un'uscitina, ricordiamocela. Mi sta bombando di polvere da sparo per fare proiettili potenti di pistola, perché è il suo unico utilizzo. La lounge.
Madonna, se c'è una boss fight, ragazzi, mi incazzo. Oh, erbetta. Subito un'erbetta. Lì c'è una cassaforte. Lasciamola in fondo. Ci sono dei quadri, tra l'altro. Così. A loro modo. Aspettate. Ho capito. Verde sopra, a gigabyte, a gigabyte. Questa deve stare dritta, immagino. Apriti. Viva, bene, bene, bene. Con felicità. Con felicità. Con felicità. Sono un po' teso. Allora, con felicità, area ricreativa è il bonus. E non ce ne sono altri. Quindi area ricreativa è il grande bonus. Quindi noi adesso andiamo a salvare, poi missione area ricreativa e dopo sala di controllo. Però, voi lo sapete, fai una bazzina e allora il gioco mette nuovi mostri. Per simpatia. Qualcuno gli ha detto che era simpatico farlo. Non io. Non è stato il mio feedback utente. Il mio feedback utente era metteteci Yoshi. E tutto quello che potete. Dal Mushroom Kingdom. Mi sto per incazzare. No. Ok. Bell. Bazze. No. Oh, questo save è oro. Aspettate, vediamo prima se vogliamo fare della gestione qua. E la risposta è sì. Ok, buono, 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 buonissimo, buonerrimo. Mi dispiace, ma io... Ma non lo so, non so a cosa andremo incontro, onestamente, giustamente, non lo so. Sapete cosa faccio? Faccio questa. Vamo là! Super curotto finale. Ecco cosa vi dico. Sì. E comunque schifo non fa. Piuttosto che dei proiettili di pistola. Ok. Vuoi scrivere questi dati salvati? Sì. No, non sono membro del Mensa, ma una volta mi chiamarono... Ve l'ho già raccontato questo aneddoto. Mi chiamarono per fare una conferenza a Napoli. Ma insomma, da Bologna a Napoli non è una cosa semplice. E dissero che mi avrebbero pagato dopo che avrei fatto tutto lo sbattimento di andare a prendere albergo, eccetera. Scusate, ragazzi, un'altra volta. Ok. Allora. Mappizziamo. Vogliamo scendere per andare in area ricreativa. Però qui sotto ci sono tanti nemici. Siamo sicuri che vogliamo fare sta cazzata? Sarebbe stato figo unirvelo, anche perché c'era anche Emanuel Casto. Però io sono andare a Napoli gratis. Così non ho avuto voglia. Ehi, ciao amico. Ma c'è ancora tutta l'allegra combriccola, non abbiamo ammazzato nessuno mai. Per piacere, amica mia. Oh, uno zaino? Bah, cioè, il gioco non doveva finire. Cioè, io sono contento di trovare uno zaino, anche un rimborso di quello che ho appena usato. Ma il gioco non era tipo finito. Raga, non mancavano tipo 10 minuti. No, non è vero perché ve l'avevo chiesto e avevate detto un'oretta. Che quindi ai miei ritmi saranno non so quanto. Adesso
Sono venuto qui veramente per sta gag. Cioè, va bene, no, no, zaino. Oh, no, no, no. No, 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 calma, calma, calma. Tutto assume un altro. No, no, no. È stata una figata venire qui. Come non detto. Come non detto, come non detto. Come non detto. Allora. Il mio problema adesso è che... adesso vado dritto. E ci provo. 10, 9, 8. Andate a zappare. Non voi, i nemici. Sali! PD? Ok. Ok. Molto bene. 2 ore che sto cercando di premere la X, che però sparisce, prompt. Oh, signore. Grazie. Andiamo a mettere un salvotto. Con tutti questi bellissimi progressi che abbiamo appena fatto. Si nota che non ho voglia di rifare le aree. Questa è anche la ragione dei frequenti salvotti freeze radiofonici. Meglio Resident Evil 7 o un torneo di Blitzball? Sarò onesto nella risposta, meglio Resident Evil 7. Di gran lunga adesso. Non esageriamo, ragazzi, non esageriamo. Allora, vabbè, adesso abbiamo talmente tanto spazio che siamo strafighi, quindi va tutto molto bene. Perfetto. A questo punto, bisogna aprire la porta con l'agente corrosivo. Di mappa, la cosa che dobbiamo fare è andare alla sala di controllo, quindi tornare a salire, sappiamo che ci sarà un nemico da uccidere. È l'ultima cosa che ci siamo veramente... Adesso, evidente che ci siamo veramente lasciati indietro. Magari ci sono altre finezze, non dubito che... Chissà quanti segreti, chissà quante bazzine, io non ne dubito assolutamente, però... Mi accontento di quello che riesco a fare in questo momento. In questa prima run. A destra per il save, ma non esageriamo. Sala di controllo che ha nemico. Questo lo sappiamo per certo, quindi siamo pronti a... Dov'è? Io sento Blarg. Blarg. Ma dov'è il nemico? Spawna? Ma ragazzi, scusate, non sono sereno, ma cos'è sta gag? Boh, sentite, è stato dimenticato dal gioco. Questo è importante. E ora, l'infermeria è trigger. Sembrano esserci due modi per arrivarci, ovviamente. Tu sarai chiusa. Ah, non c'è neanche un'interazione con questa porta? Cioè, con questa porta non ho neanche la classica interazione porta chiusa. No, ma questa cosa è imbarazzante, ragazzi. Scusatemi, cosa significa? Niente. Ed è pure di mappa. Ma scusate, ma qui sei una piccola svista da parte dei programmatori o sono impazzito io? Scusate. Se la sono dimenticata, sì. Va bene. Quanta apertura all'esterno qua, Ciò fa un po' paura, però fa molto anche fine del gioco, cioè, ovviamente stiamo pregando la Madonna, ma non facciamolo in modo troppo esplicito. Guardate che grosse palle d'acciaio, quelle che sono necessarie. basta, poi diventa gratuito, Ah, lì c'è della melmetta. Volevo solo vedere se recava un prompt.
Qui c'è un jumpscare in arrivo, stranamente. 10, 9. Sono stato io a fare sti rumori. La cosa assurda di sto gioco è che oltre a non essere compatibile con la facecam della PS5, cosa per cui casco veramente dal pero, ha anche un volume basso. Mi ripeto, sto giocando con un volume di PlayStation, selezionato dalla PlayStation, più alto rispetto a quello che usavo ieri con Nier, ed era buono quello di Nier, sentivo tutto benissimo, c'era una bella musica, eccetera. L'ho fatto proprio per dire, dai, voglio sentire di brutto gli effetti sonori, che sono la cosa fighissima, no, di questo gioco. E io ho il volume bassissimo. Cioè, un po' sento, ma è basso, 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 basso. Poi io parlo, 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 parlo. Ok, l'infermeria è il super posto speciale. Oh no. No, 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 perché mi pimpa, eh. Ma quanto sa di pre-boss fight. Quanto sa di pre-boss. Oh, eppure siamo arrivati, raga. Aspettami, aspettami, Resident, aspettami. Fammi fare sta gag. No, non voglio fare munizioni pistola. Ok. Le cure non ci mancano. Le bombette a mano non ci mancano. Ora scatta un triggerone. Faccia basita. Faccia basita, che cosa cazzo devo fare? Ma cosa devo fare? Oh, ho capito. Ah, è uno di super stronzi. Non due. Ok, tre, Madonna! Tre ne ha volute! Tre ne ha volute! Ah, qua c'erano delle buzz, tra l'altro, vabbè, non frega ciò. Maledetto adulto, era veramente un boomer. Anche qua riciclone, vabbè, frega, dai. Come sono messo? 5, 152. Situazione un po' così, eh. Sì, beh, ha attraversato il muro. Infatti io non capivo. Pensavo fosse una mezza cutscene di una cosa che rimbalzava sulle pareti tutta magica, tipo che è lei che si presenta. Invece era il suo sputo che attraversava le pareti. E tra l'altro non mi ha mai colpito il suo sputo. Questa è la cosa forse più assurda. Questo era vuoto, ovviamente, era per fare simpatia. Ovviamente ora abbiamo questo piccolo corridoietto. Spero che la porta che prima non c'era ora ci sia di brutto, perché è proprio il momento che quella porta funzioni. Oh, grazie, Res. Grazie mille. Facciamo un girarci su noi stessi rapido per vedere cosa abbiamo skippato. Ma è una gag? Ma ragazzi! Ma che cosa diavolo è? Scusate. Vabbè, è così. No, non già che ci puoi fare nulla, è così. Ora lo sapete che sei riempito di tutto e di più, da qui al save. Non c'è neanche bisogno che ve lo dica. Poi da dove cazzo arriva? Vabbè, il da dove cazzo arrivano i nemici è una cosa che veramente ci dobbiamo togliere dalla testa di farcela come domanda, è la magia di lei che ci perseguita. Però a ritmo videoludico. Fra un save e l'altro. Allora. Andiamo nella sala di controllo, dove in teoria c'era un nemico, eh? Che io mi sento di definire sparito, perché a sto punto è sparito. Io corro verso il salvotto come se non ci fosse un domani.
Salvo. E questa è una bella notizia. Adesso vi beccate il freeze radiofonico. Io faccio il mio save. E eccoci qui. Molto bene. A questo punto, beh, questa è una safe se c'è il save, ma comunque a questo punto ripara l'ascensore. Esattamente, esattamente. Bene, bene, bene. Che dire, lo facciamo. Ripariamo l'ascensore. Ovvero ci caliamo al suo interno. Avremo fior di cutscene adesso, di cazzi. Allora, il gioco dice vai al livello più basso e salva Ethan. E chi sono io per dire di no? Scusate, e io vado al livello più basso e salvo Ethan. Allora, la safe probabilmente quella che vedete in mappa, adesso la metto proprio in basso a sinistra, quella probabilmente è la safe, quindi abbiamo un lungo corridoio, lì si salverà presumibilmente, qui avremo una rottura di palle, là una rottura di cazzo, qui una rottura di maroni e qui probabilmente il finale. Facciamolo. Com'è? Dritto e poi a destra, scusate. He's waiting. Ma dai. Autosave. Cose che si chiudono. Tipo l'ascensore. Musica, eh? Sarà pieno di bloater, boomer, sicuro. Musica a caso. Per farti cagare, per farti tanti piccoli jumpscare fra un jumpscare e l'altro. Beh, sono pure i bloater quelli lì alla fine. Il ciccione che vomita, no? Ma la smettiamo con questa musica? Mi sto veramente cagando addosso, PD. Ragazzi, qualcosa si muove. Qualcosa lassù. Si muove. Ci vuole fare lo scherzo. Bravo. Hai fatto lo scherzo. Basta sti violini, mio Dio! Merda, li soffro da morire. E io i violini li soffro tantissimo, ragazzi. Sappiatelo. Faccia basita di chi si caga ma vorrebbe no non starlo facendo. Ma sto. Eppure succede. Ok, quella deve essere la safe. Ma sapete che ne dubito? Sapete che ora vista così senza una porta. Inizio a dubitarne. Quanti ne abbiamo ancora di questi toccasana? C'è anche il prossimo, lo facciamo col mitra. Avrei dovuto accumularli, cioè accumulare i nemici. Buono. Grazie, Res. Ident. Evil. Basta ste musichette della ceppola. Cioè, fighe, 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 però io mi sto cagando addosso. E le musichette replicano. E quello è il nostro scopo, stronzo. Avete ragione. Munizioni pistola. Dio quanto mi fai rosicare con queste munizioni pistola che non vorrei non usare mai. Allora, adesso sinistra e. Cioè, occhiatina destra. Vedo degli autosave importanti. Oh mio Dio, ho fatto quasi un misclick. Ho visto degli autosave molto importanti.
Ma allora io dopo però spero di ricominciare da questo autosave. Cioè se schiatto. Chissà se schiatto, che ne dite? Li sto sprecando. Cioè, li sto sprecando. Li sto usando. Mi direte, non è la stessa cosa. E avete ragione. Questa non è una save, però è oro. Comunque. Questa è una mitragliatrice, vero? Mamma, sta musica totalmente irrelata a quello che sta succedendo. Buono, buonissimo. Quanti ne abbiamo? 6 e 302 di là. Qui siamo grossi, eh? È vero, sulle bombe ho cambiato opinione molto in fretta. Non posso che riconoscerlo. Sa la macchina, quindi non c'è nessuna safe. Quindi questa è tutta una tiratona. Dumaro? Vabbè, facciamolo. La cassa! Ho lasciato una cassa! Grazie, grazie, grazie! Madonna, ma che pollo! Tra l'altro. Grazie! Bella Norman. Oh, mamma mia, follia. Ok, faccia che di chi si guarda intorno. Forse si animerà, sembra un cyborg. Non so che fare, corro di qua. È esatto. Donna, questo purtroppo mi fa pensare che me ne sta dando molte di più rispetto a quelle che servono per i mob. Che poi chiamali mob. E questo mi fa pensare a una boss fight pallosissima da combattere con le bombette. E poi con la mitragliatrice, poi con la pistola e poi con gli sputi. Diciamo, cari, bisogna salirci, eh. Merda! Avete visto l'ombra? Mi sono veramente cagato per loro. Cioè, ho fatto proprio... Whoop! Belle, ste cose studiate sono belle. Però la smettiamo con sta musica... Ok, ok, è tutto un proseguire. Boh. Ah, oh, non lo so. Senti, uso questa. Ci stava. Ci sta, fa tanto male, è tanto precisa. Io sono stato impreciso. Però ragazzi, sono un po' una palla sti figli. No! Vai a zappare. No! Affanculo! Il suo sputo ha fatto scattare. Ho capito perché me ne ha date tante. Ragazzi, facciamoci piacere la mitragliatrice ora. Porca loca. Qua, quasi quasi anche la pistola dobbiamo farci piacere. Tu! Ma come munizioni pistola? Ma serio? Seriously? Really? Raga, sono corto dell'arma migliore. Maledetto bloater, sto giro mi ha fregato. Dovrei anche curare. E vi dico sinceramente che non lo faccio. Vabbè, abbiamo avuto gli autosave. Ragazzi, questo sembra... Vedete l'ultimo trattino? Sembra il molo da dove eravamo... Dove pensavamo di aver finito il gioco. Magari di nuovo il molo finale. Area cargo potrebbe essere la safe. Dai, voglio essere... ottimista. Ok, è un L. Sento i gemiti di Mia. La mia... immedesimazione se ne giova.
Cioè, forse non la chiamerei medesimazione, ma insomma, se siamo capiti. Basta sta musica. Apriti, Sesamo. Una bestemmia attraversa la mia mente. E poi penso, no, per la terza e quarta run. La seconda, terza e quarta run. Questa è una baza, perché New Game Plus dopo me. Sì. Questo gioco, dire che lo sto per disinstallare è dire poco. Ok. A destra il prosieguo. L'area cargo a sinistra. Mi aspetto un save? O no? Ho visto un autosave, piuttosto. Facciamo New Game Plus. Trasformiamo Uesa Twitch in un tribute channel di Resident Evil 7. Ah, ma siamo arrivati proprio giusti. Siamo arrivati proprio giusti. Bene. Viva. Molto bene. Molto bene. Tanto che... molto bene, ma non so. No, sta musica, ragazzi. Si esagera. Sala macchine 2 ci sarà da ridere. C'è anche il modo di fare la corsetta in tondo. Classicissimo. Figurati, la bambina... Ah, ma c'è Ethan! Allora, bambina, possiamo fare la pace. Cosa devo fare? Ah, dobbiamo uccidere Ethan. Senti, facciamolo subito. Dopo è scontato. Ethan, oh cazzo. Ethan? Eh? Ah, i ricordi di Ethan. I know. I'm not gonna hurt you. Ma che cacchio? Hell, I never would have if I could have helped you. What do you mean? I'm no killer, son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas, or even Zoe here. That girl Evelyn, she did this. Vabbè, non c'è, questo non c'è dubbio. Now, what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. Com'è avvenuto questo confronto? I found her near a busted out tank in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just... She forces her way into your mind. Quindi ti infetta e prende controllo. You can't fight back. Not exactly. You are connected to her, and you can't resist the urge to. Oh, you're a different person after that. Just like me. Ah, si sapeva già, sì. Sent me that message because of Evelyn. Quindi è la spiegazione di quello che abbiamo già capito benissimo. The girl just wants to... Anche questo l'abbiamo già capito, lo sappiamo perfettamente. Vabbè. She's the key. All right? You find her and you stop her. Ethan. Free my friend. Ma tu sei stramorto, Lucas, però? Please. Sei ancora salvabile? Quindi è ancora salvabile da qualche parte. Vabbè. È uno spiegone. Ok, lo accettiamo. Stay away from him. Why? He doesn't love you. Ehi, ma siamo Ethan? Don't hurt him. Siamo Ethan. I told you I'm not gonna hurt. Don't you dare. So what? You're not my mom. Remember? Evelyn, passami immediatamente tutti i tuoi oggetti. Eh sì, Evelyn, scusami, Mia. Mia, how? There's no time. You have to get out of here and find her. Here, take this.
What? Ma cosa fa? Wait, what are you doing? Si sacrifica. What are you doing? Saving your life. Ma ti abbiamo dato il siero. I won't be able to resist for much longer. Oh no. Now go kill that little bitch. Ma come? No. No. Mia! No! Ma come, Mia? Ma perché? Cosa? Ma... Sconfiggi Evelyn. Ok, l'oggetto è uno. Boh, vabbè. Sentite, ragazzi. Seguiamo la sceneggiatura. Ok, you little bitch. Where the fuck are you? E basta. Certo, ragazzi, siamo di nuovo con un nuovo personaggio nudo. O noodle. Oh. Faccia che sbadiglia, ma si è abituata a tutto ormai. Oh, è venuta una scritta. È tutta colpa tua. Vorrei andare di qua. Un prompt? Io non posso salire qui. Dammi un prompt. Io non... Non ho interagibili? Ah, buco. Sorry, non l'ho visto. Non ho visto il buco, sorry. Che cretino, sorry, scusate. Scusatemi. It's all your fault, stronzo. Ok. Oh, è quell'appendice finale che sognavamo, no? Abbiamo fatto la staffetta con Mia, lo accettiamo. Non ci... Cosa? Alle scialuppe, trofeo guadagnato. Ah sì? No. C'è un'ultima area di gioco. Vabbè, abbiamo fatto dei bei progressi. Vedete. C'è un'ultima importante area di gioco che ci era stata in qualche modo. Sconfiggi Evelyn. Bene. Pare che non sia... Mi sembra, per come siamo messi, che non la sconfiggeremo. Era nero il trofeo per la censura? Madonna, sta PlayStation, raga. Ma perché? Ma cosa li... Sicuramente c'è un'opzione che io posso regolare per far sì che non sia così. Non ho idea di dove sia. È un trofeo privato, raga. Non dovete sapere che ho ottenuto quel trofeo. Allora, volevo dire... Pesci morti, intanto. Noi non siamo equipaggiati elicottero. Non siamo equipaggiati da vincere sparando, cioè da vincere di gameplay. Sembra che si vada verso un click vinto. Ma siccome è una cosa che sarebbe troppo bella per essere vera, io non ci voglio credere. Là sembra esserci una sorta di centrale elettrica. Sembra molto simile al luogo. Adesso esploro un pochino. Ma mi sembra di sprofondare. Ah, si passa proprio sotto. Sembra il luogo dove c'è stata la boss fight finale alla casa. Sono in modalità streaming timido, veramente. No, raga, un'altra boss fight. Cioè, oddio. Che vuoi dire? Che cosa gli vuoi dire? Non so, i pugni noi non li tiriamo, quindi... Non so neanche come la combattiamo un eventuale boss fight, sinceramente. Munizioni. C'è stata una frana nella miniera di Patterson, Tuan e Beckford. Ci sono rimasti secchi, Huxley non si reggeva. Il vecchio Stan, il terreno era troppo instabile. La società non vuole mandarci degli impianti, dobbiamo fare i doppi turni, vedo l'ora di tornare a casa. Ma raga, veramente? Miniera di sale Abercrombie. Dalvey Sud. E noi abbiamo munizioni per pistola. Tra l'altro potenziate. Un elicottero colpito. Ci osservano da quell'elicottero. Psicostimolanti.
Ora clicchiamo qui. Questa è una safe, ovviamente. Ora ringraziamo per quelle monete, forse. Ma non bastano, quindi ringraziamo fino a un certo punto. Nave, palude, laboratorio. E lì dietro non si può sapere. Vabbè. Con quella pistola queste munizioni erano una figata, ma non sarà così. Facciamo questo click. Alpha 1, this is Bravo 1. Do you read? This is Alpha 1. Report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed zero survivors. Ah. Repeat, zero survivors. We did find evidence of a skirmish. Ah. Evelyn? Negative. E Zoe? However, we did find several encrypted messages from the Baker's son Lucas to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. Huh. We've had reports in the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat, shoot to kill. Buona fortuna. Mi sa, ragazzi, che dovete rispolverare la vecchia tattica del bombardamento atomico sulla zona. E noi saremo sotto. Vabbè, dai. Ok. Ah, tutti gli oggetti di Mia. Benissimo, 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 benissimo. Ah, ci sono anche i vecchi oggetti di Ethan. Ah, ma ora in realtà quindi siamo armati fino ai denti, altro che... Questo lo faccio perché comunque va fatto, immagino che si erediti nelle run successive. Meglio che niente. Allora. Qual è l'arma più bella del mondo? Era lei, giusto? Era la mitragliatrice. Adesso vado con calma. Facciamo le cose per... Quindi c'è la boss fight. E come? Lancia granate è molto forte se hai le granate. Non è tanto il nostro caso. Non so se ne possiamo costruire. In realtà sì. Abbiamo anche un grimaldello. Andiamo con l'ascia giocattolo. Allora. Era meglio questa o questa? Secondo me era meglio questa. Bruciatore o lanciagranate? Queste sono le grandi domande della vita. Ah, il fucile! Ehi! Ma guarda che ci stavamo dimenticando! Non capisco, però. Cazzo, ne abbiamo pochissime di munizioni per il fucile. Scusate, ma... Allora, mitragliatrice, fucile ci piacciono, in realtà ci piace anche il lanciagranate. E quindi, beh, tu te ne vai sicuro, anche se
Comunque la pistola è la pistola, eh. Considerato tutto, faccio così. Teniamolo lì, ma faccio così. Sto andando senza lanciafiamme, eh. È un botto di combustibile, è vero. Madonna, è vero, non posso negarlo. È che ho poco... Aspettate, tanto facciamo una cosa importante. A parte che ho messo le armi in modo assurdo per come sono abituato. Carica l'arma, ah, è già al massimo. Ok. Non so a cosa rinunciare. Forse rinunciare alla pistola. Spreca una cura. Forse rinuncio alla pistola, sapete? Ci provo. Provo senza la pistola. E metto il bruciatore. Oh, qualcosa va battezzato fuori. Metto tutte le armi più cattive che si possano immaginare e tanti saluti. Un'erbetta che non lo sai mai. Non la voglio usare l'agente separatore. Potremmo sicuramente fare altre bazze, ma divento scemo. Ok. Questo è il lanciagranate per le cose estreme. Questo è il lanciafiamme per le cose di tutti i giorni. Ammitragliatrice, top arma, e qua. Lui. Fatemi un attimo riguardare. Lo accetto. Salvo. Io spero che ci sia subito la bomba, perché ho preso... il fucile, ho solo 14 proiettili e avete ragione. Ho preso roba per andare a fare la boss fight. Non ho pensato a... Adesso ci sbattiamo contro 1000 mob. Se ci sono 1000 mob, non sono equipaggiato bene. Combustibile. Beh, grazie Resident per avermi chiarito che ho preso un'arma giusta. Vuoi farmelo usare, eh? We will see. No. Ragazzi, non così. Potrei levarmi il grimaldello, ovviamente, ma... Solo per il momento... Per la cura, eh? Farò una cura con questo coso, quindi è utile. Torno a prendere munizioni fucile. Il casco. E munizioni combustibile, scusate. Perché il combustibile, se iniziamo a usarlo, ne usiamo talmente tanto... Caso è caso che le usiamo tutte queste munizioni. Con le cure siamo un po' esagerati. Però le cure non sono mai esagerate. Cioè, in questo momento potrei togliere il fucile a pompa. O il grimaldello, ovviamente. Ma sai mai che questo ti molli... Scusate il freeze radiofonico. Sai mai che questo ti molli un grimaldello, una baza col grimaldello? E poi comunque sei una boss fight, ragazzi. Faremo più tentativi. Sono le 16:16. Divertiamoci. Spero veramente... Adesso tengo proprio il fucile a pompa, perché in caso di nemici mob va benissimo. Ah, guarda. Ma guarda! Munizioni della 44 Magnum. Scusate, ragazzi, il Rosic per queste cose è troppo grande.
Vi chiedo umilmente scusa. Vi chiedo umilmente scusa. Non è possibile che io lasci qui queste cose. Quindi... veramente infami. È proprio una bastardata questa, sono d'accordo. Ma ce l'avevo il buco poi per pigliare. No. Ragazzi, non ci sto credendo neanche io. È perché ci ho messo il coltello, mamma mia. Mi sto odiando. Non preoccupatevi che lo sto facendo. Ok. Trallallero, trallala. Questa è una trollata del gioco, eh. Questa è proprio una trollata, ma ci sta anche, vi dirò. Ma la trovo una palese trollata. Perché tu esci con tutto, ovviamente, e ti fa fare sti avanti e indietro. Siamo sempre noi, ok. Beccatevelo, giusto per non doverlo mai più rifare in vita mia. Che poi non ce l'ho neanche la Magnum, però... Come fai a lasciare lì un proiettile di Magnum? È impossibile. E quindi alla fine lo fai. Freeze. Salvotto. Freeze protetto. La mia privacy è stata protetta durante questo freeze. Sono molto felice. E ora andiamo con il pompa. Pronti a passare al mitra. Io direi che l'ordine sarà questo. Inizio col pompa. Finito il pompa vado al mitra. Finito il mitra vado su questo. Disperazione vado su questo. Grosso modo. Ah, socio, fatto bene. Cazzo, ci sono e come i mob. Vabbè. Non l'ho beccato bene. Ti prego. Sono troppo lontano, sto sbagliando io, eh. Non rialzarti? Grazie. Ah, ho sbagliato! Questa era piena però, non puoi rialzarti. Guardate con che agilità si rialzano, tra l'altro. Voi sapete con cosa dovevo venire? Con quelle cazzo di bombette maledette. Che sciocco. No! Vabbè, il pompa per i mob, dai. Sperando che basti. Perché ovviamente questa è un'area tutta da... le bestemmie. Tutta da perlustrare. Dio mio, ma quindi se muoio nella boss... Ah no, è vero, c'è il retry diretto. No, pensavo me la devo rifare, invece no. Anzi, voi mi insegnate. Io adesso vado a salvare. Devo tornare là. Va così, ragazzi. La preparazione del boss finale va così. Torno là, mollo il pompa, prendo il fucile, libero uno spazietto. Sei la vi. Sei la vi. Se la vi. Ci vuole perché dobbiamo arrivare preparati.
Allora, tu, spero, hai fatto il tuo dovere. Perché c'è un coltello solo? Ah, ecco. Dopodiché, io non ho la possibilità di creare nuove cure, purtroppo. Quindi in realtà io di questo giallo non me ne faccio niente. A questo punto, quale sarà l'arma prediletta per lo scontro finale? Forse nessuna, forse vado veramente con tre armi. Comunque adesso sono al solo scopo di ravanare, torneremo. Non mi sembra di avere un'erba. C'era. Avevo un'erba? No, non l'ho vista, se ce l'ho non l'ho vista. Sembrava che non ci fosse, però potrebbe esserci. Questo che in realtà non mi serve niente, mi occupa solo spazio, facendomi bestemmiare per quello che sta per succedere. Cartucce per fucile, lol. Qui abbiamo fatto. Ho un'erbetta, bene, allora adesso facciamo subito. Non l'ho proprio vista. Munizioni per pistola, vi dico la verità, possono anche rimanere qui. Non farò un altro viaggio per queste 15 munizioni di pistola che rimangono qui. Questo è l'ultimo viaggio indietro, dopo si va alla boss fight. Ma mi sembra che però con l'erbetta ci ho anche già fatto il coso, però adesso vediamo. No, era ancora lì. Scusate, scusa Dio, scusatemi. Scusatemi. Ma per fortuna c'è una certa rapidità di movimento che ci consente di fare molto velocemente questa cosa. Era ancora lì l'erbetta, ma stiamo scherzando? Oh no. No, basta, Dio, scusate. Vuoto, vuoto, mamma mia. Sto diventando matto. Sto diventando matto. Tutto perché mi ero già equipaggiato fino ai denti pensando di fare subito la boss fight. Allora, tu in realtà non mi servi, non so se mi servirai, ma al momento non mi servi. Voi in realtà, è vero che non mi servite. Tu, a dire il vero, non mi servi. Dopo pensiamo alla pistola, l'erbetta ce l'ho addirittura già nell'inventario, pensate un po'. Quindi in realtà faccio questo. Col cazzo che non mi serve, non l'avevo proprio vista. Op, perfetto. Questo però ci alleggerisce molto. Siamo messi così, qua c'è il fuoco, qua c'è l'oggetto trigger finale. E com'è se sei nella sequenza finale? Oh no, non lo... Ah, questi ce li avevo con me! Vabbè, meglio così, meglio così, meglio così. Saranno utilissimi nella boss fight finale. A questo punto però mi viene da dire mi porto una pistola. Mi porto la pistola della disperazione, ragazzi. Mi porto la pistola della disperazione con una ventina di munizioni potenziate pistola. Ho comunque due slot liberi. Ho comunque due slot liberi. Ma non ho niente che voglio raccogliere, perché quindi la cassetta l'ho aperta e quelle munizioni pistola generiche possono andare a zappare. Quindi freeze radiofonico e salvotto e andiamo alla boss fight. Here we go. Con. Questa è oltre il livello di arma della disperazione. Quindi si parte con la mitragliatrice, si passa al fuoco, ci si dispera con questo, se si arriva a questo vuol dire che è game over. Via. Quelle pistole, quelle munizioni là, le lascio lì. Faccia di chissà che cosa sta per accadere, una boss fight di Resident Evil. Ma è un fade to black o è buio? Ah, è così buio? Non altri mob. Non altri mob.
Autos. Giocato bene questo qua. Faccia di chi è ha veramente fatto il pieno, eh? No, non ci credo. Ma c'è tutto da giocare adesso. No, ma stiamo scherzando. Ma addirittura delle erbette. Sento suono di nemici, ma non li vedo. Vado qui. Che miseria. Dio, che gameplay, ragazzi. L'ho pure messo male, vaffanculo. No, vabbè, muori. Mi suicido. Vaffanculo, veramente. Mamma mia, che infinita rottura di coglio. Allora, ovviamente adesso mettiamo subito su sta cazzo di cosa. Porca trota. Allora. Pistola ce la possiamo infilare dove non batte il sole. Questo lo mettiamo qui. Anzi, questo lo mettiamo qui e la pistola la teniamo qui. Dopo vediamo tutto il resto. Quindi ora noi siamo così, perché adesso arriva il camminatore salterino. Mamma mia. Vieni. Ma che culo! Mi aveva skippato con grande intelligenza, ovviamente involontaria, la gag. Oh, magia, pistola. Proiettili scarsi. Ehi, ma se quegli stronzi si triggerassero... Potete triggerarvi? Oh, però non vorrei... Qua ero io a triggerare delle bombe. Corri. Beh, sentite, meglio che un calcio in culo, no? No, ma è rimasto in piedi, quindi ne spreco. Vabbè, tanto, è loro utilizzo, dai. Oh. Sapete che sarebbe da tornare a salvare, ma non lo farò. Ho voglia veramente di...
di avere fiducia. No, sono sbagliato. Ok. Ma really? Ma vai a zappare! No! Ho sbagliato! Questa munizione della 44 Magnum mi frega. Mi dispiace, ma tra l'altro non mi frega. Vaffanculo, ciao, la distruggo. Addio. Cazzo, raccolgo la munizione della 40. Queste sono veramente prese per i fondelli, eh? Questo invece ci piace. Questo è un bel regalo. Resident. È bello che ti dia le armi per far fuori i suoi noiosissimi mob. Però vorrei dare un suggerimento. Per la prossima volta, non mettere noiosissimi mob, così ti risparmi la fatica. Allora. 10-9-0. Non ci credo che sei vivo. Sprecato, tra, questo è sprecato. Vabbè. Sprecato, e lo si dimostra subito. I mob esistono da prima. Loro ci fanno un gioco intorno. Questa è buonissima, in realtà. Questa è veramente buona. Allora, siamo al prosieguo della nostra avventura. Io mi ero armato per affrontare un boss che forse non c'è. No, raga, non ancora, però. No! No, mi rifiuto. No, a sto giro te ne vai veramente a zappare la terra. No, qua l'unico che va a zappare la terra sono io. Ah, ho capito cosa devo fare. Vabbè, oramai li ammazzo. Oramai li ammazzo, maledizione. Ho capito cosa devo fare. Che cretino. Please! No. Sono morto. Ammazzami, dai, vai a zappare. Veramente Bomberman. Mamma mia, è Bomberman. Dobbiamo sudarcela, la bellissima boss fight finale, ragazzi. Ce la dobbiamo sudare, sennò è troppo facile. No, è una gag. No, è una gag. No. No, è una cazzo di gag. Vabbè. Accettiamole e basta. No. Sì, culo, grazie. Sentite, prima è stato quasi penalizzante fare la cosa giusta, quindi farò la cosa sbagliata. Almeno questa, poi magari... Eh no, devo fare tutto, vabbè, ciao. Ma chissà dove sono. Là dietro, tipo. Eccoli scremati, maledizione. Potevate stare più vicini? Niente. E quello è ancora vivo. E quello là è ancora vivo. E non gli ho fatto un cazzo. Mamma mia. Ah,
tra l'altro mitragliatrice che tiriamo fuori. Non mi ricordo dove era. Dove erano i prossimi. No, non me ne frega niente, maledetto. Non mi ricordo, maledizione. Ah, ok, qui era importante. Non ricordo dove sono i prossimi, maledizione, Stanno tipo arrivando. Stanno tipo arrivando, ma secondo me è scripted che io adesso premo e saluto tutti. No, ma PD! Pezzi di merda! Pensavo fosse già morto, ma vaffanculo, va. No, vabbè, vaffanculo, Dio. Dove sono loro? Da dove spawnano sti stronzi? Perché se spawnano da qui, ehi amici, passate di qua! Non c'è verso, niente. E ora si creano dal nulla, così. E ho fatto la cazzata, ma forse... Ragazzi, il lanciafiamme è la monnezza. È la monnezza. Cioè, capire i danni che stai facendo è... Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Veramente. Dio raga, se non c'è un autosave prima della boss fight. Sono solo bestemmie. Deve esserci, eh. Deve esserci. Questa cosa la devo fare ogni volta, ragazzi, manco i detaca, eh. Manco i cani. Ah, ho sbagliato. Ma non eravate due? Ah, troppo lontani. Fallo! Dammi spazio!
No, 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 è meglio questo. Vaffan. Vabbè, non è possibile! Dio! Metti fuori quella cazzo di pistola! Incredibile. Ah no, di qua non passo. Vabbè, è andato a vuoto. Ma non puoi essere vivo! Mi sono anche chinato per sbaglio. Catroia. Ragazzi, io non ho parole per quello che sto giocando. Dio. Era da fare così, vero? Solo che prima non è partito. Ci vuole... No, c'è troppo tempo prima che parta. Forse abbiamo una safe. Ma che cazzo dico anch'io, ragazzi. Ah, di mappa me lo metti in quello strano modo, ma vuol dire non si prosegue. Ok, pensavo fosse un bivio con safe. Avete visto un autosave voi? Io no. Autosave. Ora sì. Ora sì. Avevamo un'arma che ho tolto. Eh sì, lanciagranate, deve stare qui. Tu devi stare qui, abbiamo le cure. E anche un'erbetta, chissà se... Quindi qua c'è il lanciagranate, non da usare adesso. Tu sei carico, tu sei carico. No, anzi no, ho sbagliato, me ne importa. Lì c'è una stanza, si andrà in una stanza. A quel coso bisogna sparargli. Dico bene, sì. Ma finché non mi uccide potrebbe sempre passarci un nemico, quindi non lo butto giù. Adesso mi affaccio qui, spreco un inutile proiettile debole. Combustibile, no, buono. Cioè, e per quanto mi piace il lanciafiamme, ragazzi, non è che sia una grande mazza. Comunque, va bene, va bene, va bene. Ora facciamo questo. Questa è la mia speranza di non doverlo fare più. Io con... vabbè, non dico niente. Lo devo fare ancora. Non immaginavo che sarebbe stato così... Non c'è niente, anzi era una bomba. Non immaginavo che sarebbe stato così importante portarmi un pugnale. Sento dei rumori particolari. Safe. Culo. Computer l'ultima cosa. Erba. Non è una safe. Non è una safe. Cioè è safe, ma non è una safe. Vabbè. Tutte queste erbe col senno di poi, bla 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 bla. Vediamo il computer. Oh, siamo pieni di erbe. Grazie a voi sono riuscito a resettare il cervello e a tornare alla normalità. E lei pensa ancora di avermi in pugno. Dovete fare qualcosa, ragazzi. Non solo all'aspetto di una mocciosa, ma è anche stupida come una mocciosa. Mamma e papà invece sono del tutto fuori. Ditemi un po', questa cosa della famiglia, gliel'avete programmata voi in qualche modo? Cazzo, è strana, forte.
Quella stronza di Mia è ancora sospesa tra il mondo fatato di Evie e la realtà. A volte diventa molto violenta e ho dovuto rinchiuderla in una cella. Credevo che Evelyn sarebbe andata su tutte le furie, visto che Mia è la sua preferita, ma non sembra gliene importi molto. A volte prova a trovarla. Crede che Mia sia la sua mammina. Come ho detto, la vostra arma biologica è completamente fuori di testa. L'ossessione della famiglia di Evelyn sta superando ogni limite, sta facendo sparire sempre più gente dalle strade per infoltire i ranghi di quella pseudofamiglia. Forse si sta stufando di Mia ancora sulle sue, ma è una rottura di palle per me che devo ripulire il casino quando qualcuno di nuovo viene portato qui. Parla il boss, no? A proposito, Evie non sembra essere in gran forma, la sua pelle si sta riempiendo di rughe e i capelli si stanno ingrigendo. Era qualcosa di previsto? Sembra che stia invecchiando tutto d'un colpo. Avete capito? Vi ricordate che noi non potevamo sparare alla bambina, come non potevamo sparare alla vecchia? Ma quindi com'è possibile che la bambina fino a poco fa... Boh. Vedremo, vedremo. Non mettiamo il carro davanti ai buoi. Forse questa è una safe. Infection report... C'è stata un'infezione. Ok. Ok. No, sì, no. 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 Il grimaldello non l'ho voluto portare. Ah, non l'avevo letto, scusa. Il presente rapporto illustra la sintomatologia correlata al batterio riscontrato nel soggetto serie. Leggi questo documento. Muffa. La muffa assorbe nutrienti dal corpo per alimentare la sua propagazione e tenere sul controllo le cellule. Durante questa serie sviluppa notevoli capacità di rigenerazione. Durante l'esperimento viene mosso braccia e gambe del cavo, è in grado di rigenerarsi in pochi minuti. Questo è il boss. Una volta raggiunto il cervello e il pensiero, il soggetto sottolinea quella gente lei colonizza. Si inizia quindi allucinazioni visive e uditive, per poi finire sotto il completo controllo della gente di serie E. Quindi, in realtà, Mia se la stava sognando la bambina. I mostri no, naturalmente, ma la bambina erano allucinazioni, infatti lei diceva sono allucinazioni. È per quello che Mia si chiude, credo. Perché in realtà è ancora preda della bambina, no? Perdita totale di autocoscienza. Stadio finale, quando la muffa infetta la totale cellula del corpo, il soggetto ospite inizia a perdere la sua forma umana. Ok, penso che più o meno sia così la gag. Vediamo un po' di qua e di là, vediamo cosa c'è qui, delle foto, 5 minuti dopo la somministrazione, vomito, necrotossina E, test dosaggio E, 10 minuti dopo la somministrazione, decesso, 12 minuti, calcificazione cellulare, ti trasformi in uno di quei schifosi cosi. Il punto è che io avrei dovuto, forse no, che culo. Target acquired. Peso. Necrotossina E aggredisce la membrana cellulare di qualsiasi soggetto basato sul modello di arma biologica serie E da utilizzare per l'eliminazione di soggetti della serie E. La tossina richiede stimolazione prima dell'uso. L'operazione di stimolazione è condotta iniettando un campione di cellule appartenente a un soggetto serie nel contenuto. Ok, con questo si vince, in altre parole. Ah! Peso! Ok, ma... Ah, abbiamo necrotossina E. L'arma finale. Manca la punta di questa siringa. Come mai manca la punta della siringa? Non mi dire che adesso abbiamo mezz'ora di trova punta siringa. Paura di sì. Ho paura di sì, ragazzi. Allora... Il programma avviato nell'anno 2000, grazie, faceva parte di uno dei progetti. Next, per sperimentare una nuova generazione di superiorità in battaglia. L'obiettivo era quello di sviluppare un'arma biologica, in grado di proteggere i nemici, il giocatore super spirito principale, poi trasformarsi elemento ostile, alleato. La realizzazione di arma biologica, l'immissione di un genoma, di mutamicete, un embrione umano di stadio pre-evolutivo di livello 4,
realizzandone poi la cultura in ambiente controllato per un periodo che andava dalle 38 alle... gli organismi, gli esemplari campioni, gli organismi, i difetti, adi, e affinché potessero confondersi all'intera popolazione urbana tra le masse di rifugiati, una comune bambina approssimativamente sui 10 anni, il loro aspetto fu scelto, erano armi, capite? Evelyn, il primo esemplare della serie, Rima, ha dimostrato di essere in grado di secernere a comando il mutamicete dai propri tessuti, e da sottolineare inoltre come il suo mutamicete sia in grado di influenzare profondamente le azioni pensieri dell'organismo ospite. Ho voglia di cagare. Abbiamo ancora molto da imparare riguardo i processi che permettono a Evelyn di controllare questa sua abilità. La teoria più accreditata è che, come avviene nel quorum sensing del batterio Pseudomonas, feromone autoinduttore. L'abilità di controllo viene esercitata attraverso diverse fasi. La prima rientra nella tipologia delle allucinazioni audiovisive. Dopo essersi stati infettati, Jordan ha dichiarato di avere visioni di Evelyn. Attenzione, perché in teoria potremmo averle avute anche noi, anzi le abbiamo avute anche noi, perché se la se Evelyn è la vecchia, cosa che a sto punto ipotizzo, anche noi abbiamo avuto visioni di Evelyn, boh. Gli esperimenti condotti sui, quindi noi probabilmente siamo solo in uno stato un po' più arretrato di Mia, ma siamo lì, no? Sui soggetti inferiori, rivelato durante la prima fase di diversi serie, Evelyn si manifesta come una bambina desiderosa di attenzioni. Con il passare del tempo, tuttavia, le sue richieste diventano sempre più estreme. Sono casi di ferite autoinflitte e aggressioni al personale. Il trauma contribuisce così al crollo delle barriere mentali dell'organismo ospite, permettendo così a Evelyn di completarne il condizionamento psicologico. Una volta che il completo controllo mentale è ormai prossimo, l'infezione del mutamicete si è già propagata per tutte le cellule dell'organismo, portando così il soggetto a una... Ok. Ok. A gigabyte. Bene. È una vita che noi ipotizziamo Ethan infetto, tra l'altro, eh? Infatti ci stupì molto il fatto che non pensava neanche per un momento di dare il siero a se stesso. Un po' di sessista spirito di cavaliere. Cavaliere Silvio Berlusconi, dai. Allora, oh no, quattro pa. Tra le abilità di Evelyn è stata riscontrata la capacità di creare nuovi organismi dal micelio. Un composto di interesse. Il termine organismo in questa percezione più ampia, in realtà si tratta di superorganismi da numerosi miceli. È bene non dimenticare che questi esseri dimostrano di avere un incredibile istinto di sopravvivenza e tendono a reagire con ferocia a ogni minima provocazione. La resistenza tipica dei funghi e la loro straordinaria forza consentono loro di avere un enorme potenziale bellico. Quindi hanno la resistenza tipica dei funghi e la forza di Arnold Schwarzenegger. I ricercatori hanno voluto chiamare questi superorganismi micomorfi, dal greco mico fungo e morfo forma. Grazie al cazzo. Nella ricerca di un metodo per trattare le infezioni accidentali è stato osservato che, eseguendo sui campioni di tessuto di Evelyn, è stato possibile produrre un siero dalle capacità fungicide. La somministrazione del siero ai soggetti infetti causa la calcificazione dei miceli. Nel caso in cui le cellule sono state quasi completamente risulterà fatale. Poiché l'efficacia del siero è immediata, sarebbe più adatto dire che il fine ultimo sia la soppressione del soggetto infetto piuttosto che la sua cura. Bene, e allora no. Esplorando la potenzialità del siero, abbiamo scoperto che applicando in quest'ultimo è possibile potenziarne gli effetti realizzando un nuovo composto estremamente potente. Composto che noi chiameremo necrotossina E, che è quella che abbiamo con noi. Non è sufficiente, una minima dose per il soggetto. È stato inoltre interessante osservare l'ossessione di Evelyn nella ricerca di una famiglia. Negli esperimenti condotti in più occasioni, i soggetti infatti venivano indotti a comportarsi da genitori biologici, prendendosi così cura di lei come se fosse la loro figlia naturale. Il motivo per cui Evelyn abbia voluto ricreare un ambiente familiare come filo conduttore per il suo controllo mentale è tuttora sconosciuto. È solo la mia ipotesi, ma è probabile che il suo protocollo di imprinting la porti a credere che un nucleo familiare riesca a confondersi più facilmente tra le masse, piuttosto che una singola bambina. Oppure è probabile che voglia solo compensare quella mancanza di affetto sviluppata durante il periodo di isolamento, qualcosa che solo un genitore è in grado di offrire. Avete capito? Allora. Davvero nessun'altra base? Ma qua ci tenevo un micio. Oh! Oh yeah! Cartuccio incendiare, ora c'è la boss fight, baby. Ok. Bene, bene, bene. Ora ci sono tutta una serie di riflessioni da fare. Beh, cartucce incendiarie certamente ci piacerà usarle, se sarà possibile. Non ho la possibilità di farmi altre cure.
se non andando un pochino a spacchettare con gli spacchettacosi. Mitragliatrice, pistola base, ci sembra un po' una presa poco culo, però d'altra parte fucile, raga, fucile non ha... Fucile in tutto, il massimo che può avere sono 4 proiettili. Prendiamo le VHS. Sarà un test a crocette la boss fight su quello che hai letto finora. Come sarebbe? Stile persona, stile gli esami di persona. Allora, quindi in realtà, paradossalmente, va bene tenere le armi che abbiamo. Questo si può fare. No, non l'avevo visto. Mi chiedo scusa, non avevo visto il fluido chimico. Allora, qualcosina di bello lo possiamo fare. Molto, molto, molto bene. Adesso tutto il settore cure. Poi mettiamo il settore proiettili in un ordine totalmente mentale mio, che abbia una sua logica. Un solo slot libero. Bestemmierò per questa scelta? Probabile. Ah, ma della bantotta. Cartucce neurali. Eh beh, sentite, siamo veramente full. Vamo, Ethan. Siamo veramente full, salvo. Salvo, quindi avrete il freeze radiofonico. Sono le 16.57, ragazzi, non voglio fare notte, eh? Non voglio fare notte con il boss. Speriamo che sia un boss fattibile, speriamo che sia un boss fattibile e simpatico. Vorrei della simpatia da parte del boss. Io veramente sono con una cacchio di pistola. Vabbè, però pistola, cacciala via. Aspettate che devo fare una cosa. Ah, no. Ah, beh, no, invece sì, ho fatto bene. Ho comunque fatto bene. Perché comunque lui la considera carica, esattamente. Allora, si parte con la mitragliatrice e chi vivrà vedrà. E soprattutto speriamo che sia l'ultimo, lo do per scontato, ragazzi. Si era detto che mancava un'oretta. Ah, siamo proprio lì sopra, munizioni potenziate pistola. Mi hai messo in crisi, ma non tanto, perché a quanto pare avevo proprio uno slot. Ma veramente? Ma really? Ok. Qui non si può aprire, perché sennò le texture arrivano un po' dopo. Sentite, queste munizioni potenziate pistola non mi fanno tornare al save, quindi vado avanti. Mi rifiuto fisicamente di accettare la presenza di mob. Non lo accetto. Io non lo accetto. Non è possibile che ci siano dei mob. Non lo accetto. No, raga, se ci sono dei mob, vabbè, si fanno, perché per Dumaron. Tra l'altro non abbiamo più il famoso scoppiettino. No! Ci sono i mob. Aspettate. Pesissimo. Non ci posso credere. Dobbiamo fare due cose dobbiamo fare. Questo non lo lasciamo, questo è fortissimo. È una delle cose più forti che noi possiamo sparare in assoluto. Cioè, io non è che lo lascio qui, Lasciare il siero sarebbe la gag, veramente la madre di tutte le gag. Non ci credo che ci sono i mob, ragazzi. Sono un attimo sconvolto, però facciamo così. Che poi io ho quel coso lì e poi ti diverti dopo. E alla peggio mi libero di 231 di fuoco.
231 di fuoco. Anzi, sapete che arriverò, che mi dovrò curare con l'ultima erbetta, l'avrò tolta. Ma la pistola poi la uso dopo che ho usato quel coso. Ragazzi, sto ufficialmente andando così. Merda. Che idea del cazzo. Me lo dico da solo. La webcam non va con Resident Evil. Streamando da PlayStation, Resident non mette la webcam. Non chiedetemi perché. Aspetta, se ora c'è la boss fight, io che cazzo fa? Vabbè, sentite, sti cazzi. Non posso più. Classico petrolio, quindi ora arrivano i mob, devo dargli fuoco. Maro. Se devo dargli fuoco. Già, prendiamo il fuoco. Ma veramente. Ma quanto no, ma quanto io devo no. Lo sentite, vero? Non posso correre? Questa è la corsa. Questa è la corsa, amici. E tu che cazzo vuoi, bambina? Ma dai, dai, ma dai, ma te lo dico io, dai. È chiaro quello che dobbiamo fare, è chiaro. Credo. Mia ipotesi. Questa è la corsa. Questa è la corsa. Questo prende fuoco. 10, 9, 8. Venite, amici. No, c'erano mob. No, non mi stanno seguendo. Ho fatto la cazzata. Ok. Ok, ragazzi, la mia ipotesi era una stronzata. La mia ipotesi era una sciocchezzuola. Ora di mappa si può esplorare anche qui. Sono fighe le munizioni per la 44 Magnum, cioè in un'ottica di 1000 run rosicherei a lasciarle qua, ma voi capite che non è il momento. Boh, ma quindi? Cioè, ora arrivo lì e ci sono 1000 mob. Io che cazzo mi invento? Beh, e adesso? Ma fuck, corri, fuck! Questo si ferma per dire fuck, ho visto un'erbetta. No, è impossibile vivere. No, vabbè, che cazzo. No, è impossibile, non mi muovo, non corro. Vabbè, assurdo, ma che cazzo. Vabbè, non fatemi dire niente. Non fatemi dire niente, non posso più. Ma che cazzo ridi, stronza. Dove cazzo devo andare, PD? L'ho visto, ma cosa devo fare? No, ma tu scherzi! Ma tu scherzi! Ma non è possibile! Levati dalle palle!
sbagliato. No, sono morto, porca troia. Ma raga, ma che cosa cazzo devo fare? Ammazzare una alla volta, ragazzi. Io che come Cristo li ammazzo uno alla volta. Adesso lo so come lo faccio, lo so come avete ragione, lo farò così. Dove sono finiti? E non muoiono! Al risparmio, trofeo guadagnato. Al risparmio l'ha chiamato questo trofeo. Perché ho fatto 3 per 1, sì, ne ho ammazzati... Ma poi non ne ho ammazzati, li ho feriti. Usato l'erbetta. Ah, sentite, considererò questa fase e questo passaggio come fosse una sorta di boss fight, perché... Ma voi state... No, sono infiniti. Non sono... No, ragazzi, se lo spam è infinito, non lo so, non so neanche io cosa dire. Ma se lo spam è infinito facciamo il tripalluto, eh. Cioè, io lo mollo qui, ve lo dico. Cioè, se ora qui me ne salgono fuori altri 3... Questo è un cerchio. Lui continua a darmi il fuoco che fa cagare, che ci mette 100 anni per ammazzarne uno. Come se fosse chissà quale bazza. Io proprio non la capisco sta cosa. Spreco. Questo purtroppo è stato un brutto spreco. È che non ho vere armi per abbatterli. Se non questo. Così.
Sono è the fruit. Vai a zappare te e le bombe a distanza, che poi le uso, non le uso, boh. Metto momentaneamente qui. L'avrei dovuto usare qui, ovviamente, ma che ti devo dire. Stanzetta laterale. Vai a fanculo, ho appena tolto la pistola, porca miseria. Farlo apposta non ci si riesce, ragazzi. Buone. Buonissime. Vaffanculo, rimangono lì. Cosa sono? Fucile, abbiamo detto. Sì, 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 possono rimanere lì. Ragazzi, mi sto per incazzare tantissimo. Non può succedere ancora, mi sono veramente rotto le palle. Ho visto un autosave, buono. Allora non mi incazzo più. Ok, buono. Bella per l'autosave, mio Dio, no, no, rifare sta cosa mi avrebbe ucciso, ve lo giuro. Ma è infinito sto cazzo di... Stiamo sereni, stiamo sereni, stiamo sereni. Demone capra! No, ho sbagliato! Porca troia, ho sbagliato arma, maledizione, me lo dico da solo. Che sono uno stronzo. E no! Tu sei ancora vivo. Cosa? Cosa Cristo era? Non vedo. Non vedo. Muori, Ethan, muori. Muori, 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 muori. Lo rifacciamo sto pezzo, l'ho fatto con il culo. Adesso facciamo prima di tutto il bombettino. Prima di tutto il bombettino. Dopodiché il... purtroppo le granate. Oddio, possiamo provare il fuoco per non essere spreconi. Allora, loro arrivano da là dietro. Io spero che loro qui ci arrivino proprio dritti, eh. Cioè, è proprio un posto dove devono passare. Ci ho provato, cosa volete che vi dica? Speravo bastasse tutto il fuoco che ho per ucciderli. Corri, Ethan! Dio cazzo! Vaffanculo, 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 vaffanculo. Smettila di muoverti. Vaffanculo, 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 Dio. E allora non serve a un cazzo di niente il lanciafiamme, non serve a una minchia. Quindi bisogna sprecare sti cose, sprechiamoli, vaffanculo. Aspettate.
Aspetta. No, impossibile. Veramente demone capra comunque sta arena così. Vabbè, 10, 9. Non l'ho colpito il secondo? Merda, corri, rincoglionito. Non sono ancora riuscito a caricare. No, è vivo! Grazie. Grazie. Buone. Vedete che è ancora uno di questi sdozzi? Soluzione medica, forte, buono. Sembra che ci stiamo preparando a una boss fight, ma è mezz'ora che lo stiamo dicendo, anzi un'ora che stiamo dicendo questo, quindi... Cartuccia, fucile, non abbiamo il fucile, quindi non ce la facciamo guess. Siamo così. La boss fight è il viaggio, davvero, davvero, davvero. Peccato, peccato purtroppo per le granate. Peccato per le granate. Perché quelle sono proprio il proiettile da boss. E non ne abbiamo più nessuna. Save! Non abbiamo tanto, non abbiamo nessuna neanche nella cassa, quindi. Anche se poi qua la cassa manco c'è. Mappa miniera. Che significa? Madonna, ma un po' meno zoom non si può, vabbè. Sprechiamo altri proiettili qua. Però ci voleva proprio. Ci voleva proprio. Questo è un grandissimo refill. Questo è un grandissimo refill. Siamo veramente pieni di proiettili a mitragliatrice. Beh, sì, 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 lo siamo, perché anche queste lo sono. Oh, raga, le cure ce le abbiamo, eh. Save. Freeze radiofonico per voi. La mia privacy durante il save è protetta. Grazie Sony. Chissà, forse sapete come si poteva fare, forse proprio mi è venuto in mente adesso, per fare questa live con la facecam. Forse andando proprio... Ci saranno delle impostazioni privacy che fanno sì che voi possiate vedere i trofei e roba del genere. Però è strano perché ieri in Nier... Boh, non mi ricordo. Magari era quello, insomma. Tutto questo per dire che magari era quello.
sta cosa che... guarda un po'. Ma guarda un po', ma la vecchia non c'è a sto giro, la vecchia. Cioè la giovane, perché ormai la gag è quella. Non c'è una bambola. Ma guarda. Bene. Grazie per aver spiegato. Non esageriamo. Pa-pa-ra, pa-pa-ra. Ripostiglio. Cosa? Oh, madre. Siamo tornati alla casa, eh? Siamo tornati alla casa da dove eravamo prima. Zio. It's not here. It's gone. It's gone. Flashback pesissimi per spiegarci ulteriormente che siamo arrivati alla casa. E 001, lei, Evelyn, no? Però vi garantisco che non mi ricordo, cioè non so che cosa ci convenga fare. Spero che allora non sia un bivio. Infatti non lo è, perfetto, strada obbligata. Beh, ci voleva, perché altrimenti sarebbe stato eccessivamente dispersivo in questo momento. Io... Raga, ma secondo voi incontriamo ancora quei melmoni? Io, cioè, mi rifiuto di crederlo. Cioè, abbiamo finito con i mob, vero? No, no, siamo stufi. No, no, dimmi che stai facendo la gag. Il telefono, Zoe! Zoe, non siamo stati carini con te. Ce li ritroveremo anche in Nier, probabile. Vabbè, che anche lì, ragazzi. A livello di spammare le stesse cose in eterno, non si scherza. Possiamo andare un attimo in bagno, ad esempio. Allora, raga, sono stanco e stremato. Sono le 17:24. Basta, sta gag. E qua è dove lei, ce lo ricordiamo. Non posso correre. Non posso avanzare. La bambina. No, non... bimba. Bimba, ti prego, non degli altri mob. Io non ti cago, eh. Io non ti cago, bambina. Stai pur lì. Fatti i cazzi tuoi, io non me ne frego un cazzo. Stai lì. Non fare di nuovo la gag. Non ce la fo. Ma tu stai lì che guardo. Mi faccio i cazzi miei. Cos'è questo? Allora? This is your fault. Why am I seeing this? La vedi perché sei fottuto anche tu, Ethan, e dovrai morire alla fine, ovviamente. Questa è chiusa. Dio, ho capito la gag. Questa è chiusa. Ma invece è aperta. Beh, allora quanto cazzo posso esplorare? Tantissimo. Vecchi luoghi, dell'inizio del gioco, pesissimo. Ah, vedete. No, è spaventoso e come? Cioè, i jumpscare funzionano sempre, ragazzi, ve lo ricordo. Ethan, it's okay. Okay, it's me. I know you didn't mean to hurt me. Kill him, Mom. Ah, ci mostra come sia stata lei a controllare Mia. I've done that. Mostrificandola perché ovviamente l'ha infettata. It fucking hurts. Vedete, c'era la volontà della bambina e non vuoi essere mio paparino, allora puoi morire. Now it's Mommy's turn to kill you. È una gag. Cioè, era riferito a prima, vero? Non è che ora devo combattere contro Mia, vero?
Io mi guardo in giro perché non capisco. Tra l'altro, vedete com'è tutto blurry. Non capisco se mi devo aspettare degli oggetti. Saliamo. No, ma verrà ancora? Tiriamo in lungo? Non so quale delle due strade fosse l'esplorare. Però se lei mi dice help qui, io vado di qua. Cioè, nel senso... Entrata sul retro. Fatemi guardare di qua, scusate. È come essere in un sogno, vedete? Cioè, è tutto molto onirico. Noi dobbiamo salire, naturalmente. Qua è da dove siamo arrivati, tra l'altro, letteralmente. Mi sembra che non appaiano più prompt di nessun tipo. E non si esce. I'm not playing. No! Get that away from me! Ma è una gag! You were always watching me. Why? Non ci credo. Ma veramente? Ma really? Fammi correre, Mia, levati dalle balle che devo correre. Mamma mia, che due balle. Autosave. Ma che cazzo devo fare? Devo sparare? Si combatte? Madonna il gameplay. Che cazzo devo fare? Boh. Ah, L1 guarda, gioca parte. Okay. Prossimo tentativo lo faremo meglio, ragazzi. Tanto credo ci sia stato un autosave. E io mi voglio riparare dietro la parete. No, non serve, non funziona. O forse sì. Mezz'ora per curarmi. Ma vabbè. Non riesco ad andare avanti, non riesco a camminare in avanti, forse lo devo fare solo per forza dal lato centrale. Questa è la corsa? Sto correndo. Non c'era lago in questa siringa, ragazzi, l'abbiamo visto? Non c'era lago in questa siringa. You. È la vecchia. Faccia da finiamola. Faccia da non è finita. Siamo nello spazio. Oh madre. È reale? Cioè dove sono veramente... Beh, non posso vincere allora, scusami, come cazzo ti batto? Cazzo, ma che Christian De Sica... E questo è il game over? Direi di sì. Quindi scusate, se io smitragliando non la batto... Ho vinto, abbiamo vinto, abbiamo perso. Abbiamo vinto, abbiamo perso. What? È un po' fuori dalla mia portata, amici. Mettici un'ora, mi raccomando, a caricare. Boh, ma che cazzo devo fare? Beh, devo correre, muovermi, non ho movimento. Io, raga, mi sto limitando a sparare perché mi sembra scriptato. Anche perché vedete che non ho ferite.
No, allora sono morto, non sto capendo, scusatemi, non ho capito se questo è il game over o cosa. La ricarica. In questo contesto cutscene, sta ricarica la potremmo velocizzare. Mi sa che Ethan schiatta così a naso. Ma a parte che, insomma, secondo me è infatti. Non so se sto giocando, raga, non sto capendo se sto giocando, ma allunga la manina, quella sembra l'arma. Prendi. Pigliala, l'Albert 01, la pistola dei nazi, cos'è? Pigliala e facciamo la battuta, ci sarà un cliente speciale. Sì, non vedo. Ma sto giocando? Cioè, io non posso muovere il personaggio, però. Era la graffatrice elettrica. Ha vinto lo sport, amici, ha vinto lo sport. Adesso arriva un'orda di mob. Casa dolce casa, il trofeo che voi vedete censurato dalla PlayStation. Casa degli orrori, altro trofeo. Perché non vedete niente? Perché avete lo fine della notte, trofeo guadagnato. Ah, ok, arriva. Fine della notte, argento. Ok. Le texture erano rimaste alla scena prima. Redfield è, lo sapete sicuramente molto meglio di me, è un tizio importante di Resident Evil, non so chi sia, però è un nome famoso di Resident Evil, quindi qua il fan fa Chris Redfield, esatto. Ethan? Qui trassieri, infetti, quello è Resident Evil 1. I'm glad. Trassieri, gente infetta, eccetera. Cioè, alla fine Ethan e Mia se la sono cavata. Qualcuno mi spiega come ha fatto Ethan ad avere una mano ricucita con la graffatrice, veramente? Vabbè, pensa un po'. And what a long night it was. But not just for me. E l'America vince. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. Ah, beh, poi l'umbrella. Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Casca l'elicottero in una palude piena di mob. This is where the next door opens. Ma come mai Ethan non è più infetto? È questo che non riesco a capire. Ho capito? No, certo, che la mano gli sia stata rincollata perché era un infetto, io l'ho capito. Ma non ho capito perché non lo è più. È questo che non capisco. Come fa Ethan a sopravvivere? È ancora infetto. Ha ammazzato Eve, ma ammazzare Eve mica ti guarisce. Telefonata di Ocelot. Cioè, secondo me loro si sono messi un infetto a bordo sull'elicottero. Cioè, ci starebbe il sequel di Ethan e... Forse lo scopriamo in Resident Evil 8, forse nei DLC. Forse Ethan è la Dimitrescu. Vabbè, dai, insomma. Ma
Ma Lucas non l'abbiamo ammazzato, ragazzi. Scusate, Lucas non l'abbiamo eliminato. Ma come? Ah, è nel DLC. Ah, Chris lo va ad affrontare. Ho capito. Ah, quello delle trappole. Sì, avete ragione, scusate. Il figlio giocherellone. Ho capito. Sì. Scusate. Sì. Nel DLC sei la nonnina e affronti le barriere architettoniche della casa. È un grande mistero come lei le riesca sempre a schippare con la sua sedia teleport. Corre comunque più veloce di Ethan, beh, certo. Ma non è male sta canzone, in realtà. Facciamo la tier list dei boss. Vincono i mob. Vincono tutto i mob. Mob vincitori morali del gioco, comunque. La canzone, devo dire che se questo gioco mi avesse preso, questa canzone sarebbe entrata in tutte le mie playlist, sarei rimasto legato emotivamente e l'avrei riascoltata all'infinito. Invece non sarà così. No, beh, il mio giudizio sul gioco è sempre quello, ma non ho voglia di starmi a ripetere, insomma. Di positivo c'è l'incredibile sound design e beh, il level design non... Il problema è che molto... Non è male. In realtà è abbastanza lineare, anche se non sembra. E... ha tutti i difetti che abbiamo sempre detto. C'è il problema del fatto che non c'è sospensione dell'incredulità. Non c'è da un punto di vista della trama dei personaggi, perché sono delle boiate. Non c'è da un punto di vista del gameplay, perché non riesce a vendertela abbastanza bene, questa collosità ingiocabile, legnosa del personaggio. E... è un gioco senza reali motivi di interesse, molto semplicemente. In più, aggiungiamoci il fatto che i mob veramente verso la fine diventano onnipresenti e sembra un po' una cipperia come soluzione. Non c'è un crescendo dei nemici, no? Ma un riutilizzo più denso degli stessi. Alberto, tolto il gameplay, tolto il fatto che non è tuo genere, mitico, tolto i boss noiosi e i mob sempre uguali e la trama banale, ti è piaciuto moltissimo. No, il 2 remake l'ho visto giocato da Mike, ma vi dico, preferivo vedere anche questo giocato da Mike, che almeno se la gode. Però vabbè, sentite, ci stava a provare. E il problema, poi ovviamente sto soprassedendo sulle boss fight, che sono una roba, ragazzi, ma veramente una roba indecente. Ma per me puoi anche togliere mobilità, ma me la devi renderlo comunque più divertente, anche se sono meno mobile. Ma non interessa, non lo trovo un gioco che si salva questo, ma sotto quasi nessun aspetto. Tra l'altro il sound design è eccezionale, veramente eccezionale. Ma l'uso delle musiche per fare finti jumpscare fra un jumpscare e l'altro è una cipperia totale, come lo è il jumpscare in sé, che è l'unico momento emotivo di questo gioco, il che è tutto dire, ragazzi. E quindi no, davvero, davvero no. Lato positivo, non ho speso soldi per Resident Evil 8 ed è proprio così. Voi capite, adesso io non vorrei menarla, ma voi capite che il modo di vedere un gioco e di valutarlo è un po' diverso da grazie Capcom per la copia in omaggio avuta in anteprima a ci devo spendere 80-70 euro di tasca mia. Capite che è un pochino diverso. Adesso non vorrei menare il camper l'aia, nel senso vorrei ripetermi, però è tutto un po' diverso. E vabbè, insomma,
La grafica, un'altra cosa negativa è la grafica, che la grafica in sé sarebbe niente male, devo dire, sarebbe veramente niente male. Però qui considerate che in realtà non siamo su PS5, è sbagliato dire che siamo su PS5, è come se fossimo su PS4 Pro. È inaccettabile la lentezza di aggiornamento delle texture. Io non sono uno che sa guardare il cappello delle cose tecniche, lo sapete benissimo, ma per essere una cosa che mi ha rotto i coglioni a me deve essere veramente, veramente in mezzo ai piedi. Ed è onnipresente questa cosa. Soprattutto nella seconda parte del gioco, devo dire. Se l'host dice che il vino è buono, se non ti piace, è che non è il tuo genere. Grazie, Gyrowald, perché è veramente, veramente perfetto. Davvero, grazie mille. È veramente perfetto. No, non ho voglia di provare la demo dell'8, sinceramente. Non ho voglia di provare questa tipologia di giochi. Non mi piacciono, credo, per delle buone ragioni. Pace, non è che uno si deve torturare. A un certo punto è meglio giocare alle cose che ti piacciono, ecco. Meglio giocare alle cose che ti piacciono. Tanto adesso abbiamo Nier, abbiamo Persona, quindi non c'è problema. Ne abbiamo fino a... Secondo me, spero, se tutto va bene, fino ad arrivare a Impostor Factory. E poi le garette, naturalmente, certo. Sì, beh, cerchi uno spessore, Niki, ma cerchi uno spessore anche perché le cose banali, già viste, cliché, eccetera, eccetera, ti danno un fastidio diverso a 18 anni o a 38, è logico. Cioè, poi per me è molto diverso, io lo ripeto, per me è molto molto diverso un gioco insignificante, un videogioco insignificante oppure un film insignificante, perché un conto è stare 2 ore stravaccato. E vabbè, allora io lì il trash me lo posso anche, tra virgolette, godere, lo uso come balsamo delle ferite nei momenti di relax. Un videogioco è talmente partecipativo, talmente tensivo, ti richiede impegno, moltissimo impegno. Quindi sono più esigente con i videogiochi in generale, perché richiedono più tempo, più impegno, più fatica anche. Ah, non dubito, guarda, sui voti che può avere preso questo gioco preferisco non andare a scoprire che voti ha preso. Me li posso immaginare anche perché, insomma, io immagino che avere dei buoni rapporti con Capcom, come avere dei buoni rapporti con Square Enix, come avere dei buoni rapporti con Bandai Namco, figuriamoci avere dei buoni rapporti con Nintendo, Sony o Microsoft, secondo me è una cosa estremamente conveniente. Comunque, questo è un discorso abbastanza inoppugnabile, che io non riesco a vedere altra motivazione per certi voti che state scrivendo. Comunque sì. Peace and love, perché... Oh. Cioè, il fatto che io argomenti perché non mi piace, e argomenti il fatto che non ha niente a che vedere con il genere di appartenenza, perché si giudica caso per caso, e il fatto di rispondere a degli stilemi non garantisce un giudizio di valore, l'appartenenza a un genere non garantisce qualità, il fatto di eseguire delle istruzioni date dalla tradizione di un genere non significa che quel gioco sarà valido a prescindere, altrimenti possiamo fare un gioco valido a prescindere a tavolino e siamo sicuri che piacerà perché basterà che risponda al genere. Quindi, detto tutte le mie argomentazioni, questo non significa che a te, persona che mi stai ascoltando, tu debba pensare le stesse cose. Cioè, io non voglio in nessun modo convincere, nel senso che non voglio cambiare l'opinione delle persone, voglio spiegare bene la mia. Pace, cioè viva la diversità, viva le persone a cui questo gioco piace, ognuno faccia quello che vuole, ami quello che vuole, ma ci mancherebbe altro. Però voglio essere molto chiaro nei miei giudizi quando c'è tempo per esserlo, perché non mi sembra neanche giusto dire è una merda. Okay, lo posso dire, ma è una merda, è il titolo, è una merda, svolgimento segue un'argomentazione, cosa che invece su internet hai, è così, è bello, punto, ti deve piacere il genere, punto, quelli che scrivono punto. Allora non si fa. Però insomma, sia chiaro, cioè, adesso io apprezzo Nier eccetera, ma ragazzi, ieri ho fatto un po' di missioncine side di Nier, lasciamo perdere, cioè non pensiate che non sia critico nei confronti di Nier Replicant. Però è tutto un altro mondo da un punto di vista dell'interesse che questo gioco può suscitare a una persona adulta ed esigente
che come tutte però ha idiosincrasie e gusti particolari che sono i suoi, che non sono quelli degli altri, e che dipendono da un'esperienza personale che è unica per ciascuno, e da un background che è unico per ciascuno, da un bagaglio culturale che è unico per ciascuno, bla 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 bla. Beh, ma mouse e tastiera Norman sono convinto che cambino parecchio l'impressione su questo gioco. Ne sono convinto. Devo dire che l'ultima mitragliatrice è molto più usabile. Molto, molto più usabile della prima. Vabbè, questo non è il punto. Sono lunghetti questi titoli di coda. Io clicco. Non succede niente. Very Orside, l'ho detto solo 100.000 volte adesso, e nelle, se vai su ESA Play c'è proprio la seconda puntata della Blind, alla fine ci sono le mie considerazioni che confermo al 100%. Insomma, devo ripeterle 100.000 volte, adesso siamo a posto, direi. Che succede ora? C'è una postilla? Difficoltà normale? Riavvii 31. Ma sono i save? Ma pensavo di averne fatti molti di più. Ci aveva messo 13 ore, Mr. Everywhere 12 su 20, monete 13 su 18, documenti 29 su 32, cassa 111, item 37, stabilizzatori utilizzati 1, stabilizzatori utilizzati 3. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Difficoltà manicomio, abbiamo però l'arma che è l'Albert che abbiamo visto alla fine. Saranno aggiunti alla cassa oggetti del gioco principale, stellina. Ah, ok, i segreti dell'autodifesa. Va bene. E qua vediamo. Contenuto aggiuntivo, Not a Hero, che tu vai con il nostro Redfield, con Chris Redfield, abbiamo capito. Ok. Grazie Nirvolo, purtroppo con questa, streamando direttamente da PlayStation, il tifo non viene neanche... Non ho capito come far apparire i bit. Bueno, guys, ce l'abbiamo fatta, sono contento, abbiamo finito. E dai, comunque buono esserselo messo in saccoccia, perché ora sono più consapevole di una tipologia di giochi molto in voga. E perfetto ragazzi, ci vediamo domani alle 14.30 con Nier Replicant, direi, sì, perché è mercoledì. Giovedì alle 14.30 con Persona 5 Royal, venerdì alle 14.30 Talk, quindi si può parlare di quello che si vuole, possiamo anche ripeterci, ma insomma, ci siamo già ripetuti parecchio su questo gioco, e state bene ragazzuoli, scusatemi ancora per l'inconveniente della facecam, che credo essere legato a questo gioco in particolare, e non dovrebbe più ripresentarsi, spero, con il nostro Replicant. Benissimo, grazie di cuore davvero per aver seguito, grazie del vostro supporto, è stato in realtà un piacere, è comunque un piacere giocare insieme e fare insieme le nostre considerazioni, un piacere leggervi. A domani ragazzuoli, buon pomeriggio, tardo pomeriggio, cena e notte. Ciao.